signori, benvenuti al SEMA, simposio eclettico della mobilità autonoma. Questa sarà una serata un po' particolare, non è il classico convegno, ma è, come vedete, una riunione di amici. Sarà l'occasione per scambiare opinioni, per informarci uno dall'altro, per imparare e anche per insegnare. Non sarà soltanto una serata dove ci sarà la dimostrazione delle nostre conoscenze, ma sarà un'occasione per capire cosa sono tutti gli ambiti che riguardano la guida autonoma, che non è soltanto una tecnologia di trasporto, ma è un nuovo modo di vivere. Per me la guida autonoma è stato un amore a prima vista. Io mi sono occupato di sicurezza stradale da qualche tempo, ma vedo nella guida autonoma una soluzione finale a un problema che purtroppo è causa della morte nel mondo di 1.300.000 persone, solo nel mondo. In Europa sulle 300.000 e in Italia siamo sui 3.000. A questo va aggiunto un altro altissimo debito che noi paghiamo, che è quello derivato dall'inquinamento. Noi pensiamo al traffico che crea le morti per gli incidenti, ma in realtà crea 10 volte più morti per malattie cardiovascolari connesse all'inquinamento atmosferico delle micropolveri che noi respiriamo tutti i giorni, specialmente noi che abitiamo in questa grande città. Quindi il problema è doppio: sicurezza stradale, ma anche una vita più sana. È una vita anche più umana, più socievole, perché la guida autonoma è anche un modo di vivere la nostra quotidianità in maniera più rilassata, più tranquilla, vivere il nostro tempo, perché il tempo è il bene più prezioso che noi tutti abbiamo, che non si può comprare con niente. Non importa quanto siamo ricchi, il mio minuto vale il minuto di Rockefeller. Non c'è un termine di paragone. Una volta passato, il minuto non si perde più, non si riprende più. Quindi la guida autonoma ci consente di riprendere possesso del nostro tempo, dei nostri spazi, della nostra vita, della nostra serenità, non soltanto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Vi spiego brevemente come si svolgerà l'evento. Noi abbiamo in sala, mischiati fra di voi, 26 esperti o comunque persone che operano nel settore del sociale, del tecnico. Ci sono amministratori, ci sono i rappresentanti di istituzioni e quindi avremo il parere a 360 gradi di quello che potrà succedere nel mondo con l'avvento della guida autonoma, che non è un futuro ma è un presente, e le stime, si parla di 20 anni per avere sulle nostre strade i veicoli guida autonoma in maniera diffusa, mentre già adesso in tanti paesi come la Cina, gli Stati Uniti, i veicoli a guida autonoma, quindi quelli senza guidatore, sono già su strada. Sono milioni e milioni di chilometri di test di questi veicoli. Ovviamente i problemi sono tanti e li vedremo mano a mano, e anche grazie alle vostre domande che potrete fare mandando un messaggio su quel numero che avete trovato sul tavolino, su WhatsApp oppure con SMS. Noi siamo collegati sul canale YouTube e di Facebook del simposio e anche sul sito, e quindi avremo una visibilità. Eccola là. A 360 gradi. Allora, io volevo prima di tutto ringraziare tante persone che sono qui e che hanno con il loro lavoro hanno consentito di avere tutto questo stasera. Vorrei ringraziare Eva Communication, nelle persone di Emilia e Vittoria, che sono state il mio braccio destro in tutta l'operazione. Vorrei ringraziare i colleghi di ANAS che hanno permesso la regia, la copertura stampa, la parte fotografica. Vorrei ringraziare poi le persone che mi hanno aiutato con l'organizzazione del sito web, Marco De Aloisio Maio. Vorrei ringraziare Pietro Ielpo per la parte di supporto dei social. Vorrei ringraziare anche Giovanni Panariello che ci ha fatto questo bellissimo logo di cui mi sono innamorato subito. È un logo che all'inizio lascia un po', dice che cos'è? Ma la domanda che cos'è stimola una risposta, stimola un chiarimento. Quindi io con un logo
un po' così, poco abbozzato, stimolo la curiosità della persona che viene da me e mi chiede: ma che cosa vuol dire? E allora io ho modo per parlargli della guida autonoma. Un logo più professionale e più tecnico, più di design, non avrebbe stimolato questo. E quindi io ho scelto questo logo di questo ragazzo. Ovviamente il supporto è venuto anche moralmente da tanti di voi e ne sono ben contento. Allora, io comincerei a far vedere un video e poi dopo ne discuteremo insieme. You're in a Johnny Cab. I mean, what am I doing here? I'm sorry. Would you please rephrase the question? Huh? How did I get in this taxi? The door opened. You got in. Hell of a day, isn't it? Oggi siamo qua su Raccordo Anulare per chiedere agli utenti della strada, quelli che poi saranno i futuri utenti delle macchine da guida autonoma, che cosa ne pensano di questo futuro che si prospetta ormai sempre più vicino. Cosa significa la guida autonoma? La guida autonoma praticamente è una macchina che guida da sola, è tecnologicamente avanzata, lei si siede e dice dove deve andare, la macchina sceglie la strada migliore e guida sicuramente, ovviamente non avrà incidenti perché è connessa sia con le infrastrutture sia con le altre macchine. Lei sarebbe disposta a sedersi e farsi portare da una macchina? Oddio, avrei un po' paura sinceramente, però ci si può provare, perché no? Assolutamente sì, voglio dire, la tecnologia già adesso permette un veicolo del genere. Tra una decina d'anni, quelle che sono le previsioni, dovrebbe essere assolutamente più sicuro di un essere umano che in verità delle volte commette delle imprudenze. Un veicolo a guida autonoma dovrebbe rispettare tutte le regole del codice della strada, immagino. Più avanti forse, adesso no, non mi fido di me stesso. Penso che andrebbero integrati sistemi di sicurezza come l'avviso del pedone o il superamento di corsia, però penso che la guida debba rimanere in mano al guidatore. Sì, potrebbe essere positivo, ma ho ancora i miei dubbi. In parte sì. Parzialmente, attualmente no. Lei sarebbe disposto a mettersi in cabina e farsi guidare dal robot? No. Perché? Assolutamente no, perché la guida ce la devo fare io, non i robot. Lamar, they found me. Non avrebbe timore lasciarsi guidare da una cosa che lei non comanda? Ci lasciamo guidare sempre da tutti, quindi, su qualsiasi cosa. Sì, perché ho già provato la Tesla. Beh, sì, anche se mi piace tanto guidare, quindi diciamo preferirei guidare io normalmente. Mi fido della macchina, ma non degli esseri umani intorno. Se fosse il 100% della garanzia che c'è più sicurezza, ben venga. Io mi spaventerei a stare dietro mentre c'è un volante che si muove da solo, insomma, mi farebbe un po' paura, però insomma. Se fosse sicuro al 100%, bisogna vedere se è vero sto 100%. Sono d'accordo. Anche se eviterebbero anche molti incidenti poi alla fine. Però il problema è che bisognerebbe togliere tutte queste macchine che stanno in giro. Quello diventa il problema. Personalmente sì, perché non sono molto capace a guidare, quindi per evitare di fare incidenti e uccidere altra gente almeno ci si affida alla tecnologia. Certamente, secondo me sarebbe pure ora. Visto che c'è molta gente che non sa guidare, sì. No. Assolutamente no. Però dovrebbe essere abbastanza testata, diciamo, altrimenti no. Che cosa farebbe in macchina se non guidasse? Leggerei. Sì, mi piacerebbe leggere. It's okay. Right here. Thank you for taking Johnny Cab. Thank you. Hope you enjoyed the ride. Il gruppo dopo. Allora, queste sono le opinioni di cittadini come noi, presi sul Raccordo Anulare, alla stazione Termini. Qui abbiamo fatto una domanda semplicissima:
ti lasceresti guidare da un veicolo autonomo dove tu non hai alcun tipo di controllo? Le risposte sono state queste. Come vedete, le positive sono oltre il 90%. Sinceramente è un livello di accettazione che è, può dare qualche meraviglia. E invece ha della corrispondenza anche sul livello di accettazione nei vari paesi, perché abbiamo raggiunto dei livelli di accettazione, nonostante sia una cosa completamente sconosciuta, che a me desta meraviglia, perché io sono favorevole ad una cosa che non conosco. Perché? Perché questa cosa in qualche modo mi libera da tanti pensieri, mi libera da tanti compiti, tanti pesi, tanta fatica. Noi pensiamo a quello che noi tutti i giorni sopportiamo per andare al lavoro. Un'ora, chi è fortunato, in macchina, nel traffico, con strobanzamenti, con puzza di gas di scarico, con litigate con gli altri automobilisti indisciplinati. Insomma, non arriviamo in ufficio che abbiamo già speso la metà delle energie che noi abbiamo in disposizione per la giornata. Quindi adesso io faccio a voi questa domanda. Ricordate che risposta date. Voi sareste disposti a farvi guidare da un veicolo senza guidatore? Quindi sedervi dietro e fare semplicemente da passeggeri? Datevi una risposta. Non me la date adesso, me la darete più tardi, dopo che abbiamo già parlato e avete chiarito un po'. Vediamo se la vostra risposta di adesso e quella di fra qualche ora sarà diversa. Allora, adesso vi voglio parlare. Che cos'è la guida autonoma? Faccio proprio velocemente. Questa è la domanda che volevo farvi. Questa è l'intervista che abbiamo visto. Allora, questi sono i pro e i contro della guida autonoma. Io ho messo in verde le cose positive. In blu le cose, non so se si riesce a vedere, le cose ancora controverse, e in rosso sono le cose invece che in generale sono le opposizioni più forti. Quindi voi vi troverete sicuramente in alcune di queste. Le cose positive, la sicurezza stradale, come abbiamo detto, si calcola che il 94% degli incidenti stradali accada a causa della distrazione. La distrazione che cos'è? Il telefonino, il bambino dietro che urla, io che cerco nella borsa qualche cosa che non trovavo, sono tutti motivi di distrazione, la musica, la sigaretta, che causano gli incidenti. Più che l'infrastruttura che non è adeguata, è la distrazione, che è il 94% della causa degli incidenti stradali. Chi è la causa della distrazione? È l'essere umano. Se io rimuovo l'essere umano, che è la causa dell'incidente, risolvo il 94% degli incidenti stradali. E quindi questo già di per sé sarebbe un ottimo motivo per adottare la guida autonoma. Risparmio di denaro, perché io in qualche modo non ho bisogno di muovermi in città per ore, perché ho già il mio veicolo autonomo, che poi vedremo non sarà la tendenza, l'obiettivo finale della guida autonoma è la condivisione. Cioè la condivisione, non il mezzo proprio, ma un mezzo condiviso, come adesso noi abbiamo già in Joy, Car2Go, tutte queste Share and Go, sono tutte soluzioni che anticipano questo tipo di idea. Cioè condividere un mezzo e ridurre drasticamente il numero di veicoli che girano per le nostre città. Si calcola che ad un livello ottimale di guida autonoma, con veicoli condivisi, il numero di veicoli presenti nella città sarà il 20% di quello che è adesso. Quindi voi pensate come saranno le nostre città con l'80% di auto in meno. Non ci saranno più doppie file, non ci saranno più ingorghi, non ci saranno ovviamente più gli incidenti. Noi saremo tranquilli, perché io saprò esattamente, ora sto uscendo di casa alle 8.05, la macchina mi dice arriverai alle 8.21 e saranno le 8.21, perché la macchina è in collegamento non solo con l'infrastruttura ma con gli altri veicoli, e quindi saprà esattamente, si creerà tipo un flusso sanguigno dove i globuli rossi, cioè i veicoli, non si scontrano ma si intersecano uno con l'altro, quindi un sistema ottimale di traffico. Poi vediamo il tempo, l'ho già detto, poi una cosa importantissima, tante categorie di persone che hanno problemi di autonomia, vediamo le persone con disabilità, le persone anziane che hanno difficoltà ad accedere ad un mezzo di trasporto privato per motivi fisici, per motivi di sensi, perché una persona oltre una certa età non ha più quella prontezza di riflessi che ha a 40 anni, a 50 anni.
ed è difficile averne consapevolezza. Quindi io consentirò a delle persone anziane di potersi muovere liberamente in autonomia senza più bisogno del nipote che lo accompagni all'ospedale, perché sarà una persona che potrà gestire il proprio tempo e guadagnare anche in dignità. Poi le cose sono in qualche dubbio. La tecnologia corre a dei ritmi esponenziali. Quello che abbiamo oggi era inimmaginabile soltanto un anno fa, quello che avremo fra 6 mesi sarà il doppio, il triplo di quello che abbiamo oggi. Quindi la tecnologia dell'auto autonoma già c'è, è già presente, va soltanto ovviamente testata. La cosa che è un po' più sensibile è la questione etica. Voi direte: che c'entra l'etica con la guida? C'entra, perché l'intelligenza artificiale è quello che guida poi il veicolo autonomo, l'algoritmo. L'algoritmo è scritto da qualcuno. Chi lo scrive? In base a quali regole? In base a quali principi? L'etica, come sappiamo, è una cosa molto relativa, perché l'etica da noi in Europa è una cosa, l'etica, in Afghanistan è un'altra cosa, perché i valori sono diversi, si danno delle scale di valori a delle cose diversamente, quindi non si potrebbe applicare in teoria la stessa regola in diversi posti, in diverse epoche, in diversi contesti sociali. Quindi anche questo è un problema che deve essere affrontato, e lo stiamo affrontando sia in Italia, sia in Europa, sia nel resto del mondo. Ora poi vedremo, i nostri amici esperti ci racconteranno. Poi la responsabilità. Cos'è la responsabilità? Anna Botti ci racconterà che cos'è la responsabilità, cioè l'assicurazione. Chi assicura chi e chi assicura cosa? Perché non è più il rapporto assicurato-assicuratore, ma c'è una dispersione, una polverizzazione di responsabilità. È il sistema autonomo che guida il veicolo, è quello che ha fatto l'algoritmo, è il gestore della rete di connessione, è il gestore dell'infrastruttura che non ha consentito il dialogo fra veicolo e infrastruttura. Anche questo è un problema grosso, che è uno dei principali problemi che deve essere affrontato. Poi c'è la regolamentazione, che è un altro problema, che tutto questo sistema deve essere in qualche modo regolamentato e non può essere lasciato alla libera iniziativa dei privati, dell'automotive o di chi gestisce le reti di connessione. E anche qui in Italia la cosa è già stata affrontata lo scorso febbraio con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che classifica quelle che possono essere le smart road, che saranno poi la strada dove andranno le auto guida autonome. Le cose, qual è invece psicologicamente la difficoltà maggiore di una persona? È l'idea di perdere il controllo, perché se io salgo su una macchina guida autonoma io demando l'azione ad una macchina, ad un robot. Quindi è difficile accettarlo. Si può anche delegare con molto piacere, però non tutti sono in grado. E poi un altro problema è la cyber security. Essendo un sistema informatico, gli algoritmi, la centralina, la rete, può essere hackerata. Come sappiamo tutti, che il hackeraggio succede ogni giorno, sia nei sistemi delle grandi aziende, sia nei nostri piccoli computer, e quello va prevenuto, perché io attraverso un hackeraggio posso prendere un veicolo e trasformarlo in una bomba. Posso buttarmi contro un mercatino, posso buttarmi contro un obiettivo sensibile, quindi anche questo è un problema che va. L'ultimo problema di cui parleremo è l'occupazione. Come tutta l'automazione, anche la guida autonoma ridurrà o cambierà il livello di occupazione. Ovviamente spariranno certi tipi di lavoro, ma ce ne saranno altri. Quindi anche questo in qualche modo dovrà essere regolato. Ok, questo l'abbiamo detto. Io però vorrei passare velocemente, guarda, corro, chi si occupa di guida autonoma conosce questi 5 livelli di guida autonoma. Noi siamo attualmente a livello 2, cioè a livello 2 dove abbiamo dei piccoli sistemi di assistenza automatica, come adesso molte macchine hanno la frenata di emergenza automatica, cioè la macchina da sola percepisce un ostacolo e frena prima che tu arrivi all'ostacolo. Quindi questo già. Se pensate, in città i tamponamenti sono una delle principali cause di incidenti.
Quindi noi siamo adesso al livello 2. Il livello 0 era il pandino, dove c'è soltanto la marcia, il freno e il volante. E i livelli 3 e 4 sono i livelli un po' più pericolosi, perché la commistione fra la, non è ben chiaro chi fa cosa fra la persona in macchina e il veicolo. Cioè, in teoria, l'umano dovrebbe intervenire al posto dell'algoritmo in caso di emergenza, ma i tempi sono talmente veloci che questo sarà veramente molto difficile. E anche la connessione fra i veicoli che sono autonomi e quelli che non lo sono, perché avremo un lungo periodo di tempo dove avremo su strada tutti e due i tipi di veicoli, e quindi non sarà facile gestire questa cosa. E poi la fase 5, ottimale, dove tutti i veicoli sono a guida autonoma, quindi a questo punto ci sarà una rete completamente gestita da un sistema di controllo globale, che gestisce sia i veicoli sia l'infrastruttura in maniera ottimale, e quindi ci sarà questo flusso omogeneo, equilibrato e armonizzato di veicoli che ci consentirà di vivere le nostre città in maniera... Allora, questo l'abbiamo già visto. Allora, io adesso più o meno vi ho raccontato di che cosa dobbiamo parlare, e vi pregherei di ragionare su questi temi e fare le vostre domande, che poi a queste domande poi saranno le persone esperte in sala che vi proveranno a dare una risposta. Adesso facciamo una breve pausa. Cioè, vedete qua, legge zero, cioè Asimov 50 anni fa già aveva previsto tutto, perché l'automa è un concetto. Vi ricordate il film Metropolis, che a 100 anni c'era l'automa, quando ancora la tecnologia era inesistente? Asimov 50 anni fa aveva pensato a delle regole etiche, perché la prima regola della robotica di Asimov è che il robot non può in alcun modo fare male all'umano. Poi c'era la seconda e la terza, e poi c'era anche la regola zero. Quindi è un problema che è veramente molto sentito. Questo è il discorso della cosa. Allora, io passerei direttamente a un momento invece molto più leggero. Abbiamo il piacere di avere un gruppo musicale che ci accompagnerà tutta la serata, i Baccarox, che è un gruppo di amici che suonano le canzoni, le cover dei Beatles. E noi tutti abbiamo un'età dove i Beatles più o meno ce li siamo goduti, chi più chi meno, e quindi lascio il palco agli amici Baccarox. Grazie. 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 You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change your mind. She's gonna change your mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. You're gonna find her gone. Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely one. You're gonna be the only one. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking that away from you. Watch what you do, the way you treat her. What else can I do? You're going to lose that girl. You're going to lose that girl. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna. You're gonna lose that girl. I'll make a point of taking out the word from you. Watch what you do, the way you treat her. What else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change your mind. And I will take her out tonight, and I will
Grazie. So good, you know you got me going, got me going, just like I knew you were, you were. We're shaking up, baby, now, shaking up, baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now, come on, baby. Come on, you're working on now, working on now. You know you twist, little girl, twist and girl. You know you twist so fine, twist so fine. Let me know you're my boo. Your mind, let me know your mind. We're shaking, 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 baby, shaking, baby. We're shaking, 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 baby, shaking, baby. We're shaking, 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 baby, shaking, baby. Tardi. Grazie a Bikerox.
poi le presenteremo uno per uno. Siccome alcuni di voi dovranno purtroppo lasciarci prima, ho dovuto un po' modificare la scaletta. Ora andiamo, facciamo il primo tema, sicurezza stradale. Let's face it, driving is dangerous. It's one of the things that we don't like to think about. But the fact that religious icons and good luck charms show up on dashboards around the world betrays the fact that we know this to be true. Car accidents are the leading cause of death in people ages 16 to 19 in the United States. Leading cause of death. And 75% of these accidents have nothing to do with drugs or alcohol. So what happens? No one can say for sure, but I remember my first accident. I was a young driver out on the highway, and the car in front of me, I saw the brake lights go on. I'm like, okay, all right, this guy's slowing down. I'll slow down too. Step on the brake. But no, this guy isn't slowing down. This guy is stopping. Dead stop on the highway. We're just going 65 to zero. I slammed on the brakes. I felt the ABS kick in, and the car is still going, and it's not going to stop. And I know it's not going to stop. And the airbag deploys. The car is totaled. And I fortunately, no one was hurt. But I had no idea that car was stopping. And I think we can do a lot better than that. I think we can transform the driving experience by letting our cars talk to each other. I just want you to think a little bit about what the experience of driving is like now. Get into your car, close the door. You're in a glass bubble. You can't really directly sense the world around you. You're in this extended body. You're tasked with navigating it down partially seen roadways, in and amongst other metal giants at superhuman speeds. Okay, and all you have to guide you are your two eyes. Okay, so that's all you have, eyes that weren't really designed for this task. But then people ask you to do things like, you want to make a lane change. What's the first thing they ask you to do? Take your eyes off the road. That's right. Stop looking where you're going, turn, check your blind spot, and drive down the road without looking where you're going. You and everyone else, this is the safe way to drive. Why do we do this? Because we have to. We have to make a choice. Do I look here or do I look here? What's more important? And usually we do a fantastic job picking and choosing what we attend to on the road. But occasionally, we miss something. Occasionally, we see something wrong or too late. In countless accidents, the driver says, I didn't see it coming. You know, and I believe that. I believe that. We can only watch so much. Their technology exists now that can help us improve that. In the future, with cars exchanging data with each other, we will be able to see not just three cars ahead, three cars behind, to the right and left, all at the same time, bird's eye view. We'll be actually able to see into those cars. We'll be able to see the velocity of the car in front of us to see how fast that guy's going or stopping. That guy's going down to zero, I'll know. And with computation and algorithms and predictive models, we'll be able to see the future. You may think that's impossible. How can you predict the future? That's really hard. Actually, no. With cars, it's not impossible. Cars are three-dimensional objects that have a fixed position and velocity. They travel down roads. Often they travel along pre-published routes. It's really not that hard to make reasonable predictions about where a car is going to be in the near future. Even if when you're in your car and some motorcyclist comes 85 miles an hour down lane splitting, I know you've had this experience, that guy didn't just come out of nowhere. That guy's been on the road probably for the last half hour. Right? I mean, somebody's seen him. 10, 20, 30 miles back, someone's seen that guy. And as soon as one car sees that guy and puts him on the map, he's on the map. Position, velocity, good estimate, he'll continue going 85 miles an hour. You'll know, because your car will know, because that other car will have whispered something in his ear. Like, by the way, 5 minutes, motorcyclist, watch out.
You can make reasonable predictions about how cars behave. I mean, they're Newtonian objects. It's very nice about them. So how do we get there? We can start with something as simple as sharing our position data between cars, just sharing GPS. If I have a GPS and a camera in my car, I have a pretty precise idea of where I am and how fast I'm going. With computer vision, I can estimate where the cars around me are, sort of, where they're going. And same with the other cars. They can have a precise idea of where they are and sort of a vague idea of where the other cars are. What happens if two cars share that data, if they talk to each other? I can tell you exactly what happens. Both models improve. Qua abbiamo visto una cosa, è in inglese, questi sono i famosi TED, sono dei piccoli congressi che fanno gli americani, che fanno con il loro modo molto diretto, molto pratico, molto veloce, molto stringato, per spiegare alcune cose. Qua abbiamo visto il problema delle macchine connesse, cioè le macchine che si parlano e che in questo modo riescono a sapere una dove l'altra e fare sì che non ci sia lo scontro, perché io so che sta arrivando una macchina, la macchina quell'altra sa che io sto arrivando e quindi non c'è modo che ci sia la collisione. E questa è una delle cause principali di incidenti, le collisioni. Non è soltanto se noi andiamo fuori strada e sbattiamo contro un muro, ma più che altro il problema è che sbattiamo contro altre macchine causando morti e feriti gravi. Adesso io passerei a fare delle domande. Ovviamente se voi in sala volete fare delle domande su queste cose qua siete liberi di farle, potete addirittura scriverlo, avete sul tavolo dei blocchettini, potete scrivere le domande, darle a uno degli angeli e risponderemo anche a questo. Allora, la prima domanda che io vorrei fare è all'amico Paolo Mazzoni. Allora, Paolo Mazzoni, dove sei? Se qualcuno porta il gelato a Paolo, grazie. Paolo si presenterà, io leggerò la domanda, poi Paolo, questo varrà per tutti i nostri amici esperti, vi presenterete, direte chi siete e cosa fate, e poi cercherete di dare una risposta alla domanda. Allora, leggo la domanda, così non facciamo errori. All'alba del forte cambiamento tecnologico che sta riguardando il veicolo a guida autonoma e assistita, qual è lo stato di salute dell'infrastruttura strada e autostrada con particolare riferimento alla comunicazione veicolo-strada tramite la segnaletica stradale? Perché anche la segnaletica andrà completamente rivista, perché ovviamente non sarà più soltanto il cartello, ma saranno tanti altri sistemi di comunicazione. Prego Paolo. Grazie Leonardo. Sono Paolo Mazzoni e rappresento Asso Segnaletica, che è un'associazione di Confindustria e che riunisce le principali eccellenze e industrie italiane presenti sul territorio italiano e con qualche filiale all'estero che producono e installano segnaletica stradale. La domanda è pertinentissima, direi, perché noi del settore siamo estremamente preoccupati per lo stato di salute delle nostre strade. Parlavamo prima con l'ingegner Pasquale Cialdini di come il codice della strada dal 1992 abbia dato un notevole miglioramento alle nostre strade, ha cambiato le nostre attenzioni, perché l'unico linguaggio che oggi esiste tra il legislatore, l'ente proprietario della strada e noi che guidiamo le macchine è ovviamente la segnaletica. Sì, oggi siamo corredati anche di navigatori, che però sfido chiunque di voi a dirmi se non ha mai avuto naturalmente qualche imbarazzo nel vedere discrepanze tra quello che è la strada, quello che la segnaletica ci dice in quel momento e magari l'indicazione e la voce del navigatore. Molte volte sono addirittura discordanti o addirittura ci possiamo ritrovare in strade non volendo. Vado al dunque, rispondo subito. Lo stato di salute della segnaletica in Italia è pazzesco, degradato, siamo nel nuovo millennio e vi dico stavamo meglio nel vecchio millennio. Allora questo mi fa partire da un punto di vista di preoccupazione che mi dice oggi è così e quindi noi compensiamo con la nostra attenzione, se non abbiamo né una guida aggressiva, non siamo né...
brilli o non abbiamo preso stupefacenti, certamente il nostro grado di attenzione, la nostra esperienza porta a compensare uno stop sbiadito piuttosto che grafitato, piuttosto che della segnaletica orizzontale non conforme al codice della strada. Un domani, quando sarà l'algoritmo a decidere per noi, allora l'algoritmo dovrà avere necessità naturalmente di una segnaletica stradale perfetta, perché a questo punto l'algoritmo è una macchina perfetta, l'algoritmo è stato studiato per dialogare con l'infrastruttura, non più con la persona, e a questo punto l'infrastruttura strada dovrà essere in perfette condizioni. Questa è una condizione sine qua non per poter avere un futuro migliore nell'ambito dell'autonomous vehicle, la guida assistita. Io ho paura che nel momento della transizione, cioè il livello 3 e il livello 4, potrebbero addirittura nascere più conflitti di quelli che oggi ci sono, perché abbiamo un parco macchine vecchio con uno nuovo, certamente. Abbiamo un'infrastruttura che ancora magari non è del tutto adeguata, magari l'ANAS in questo momento, o speriamo la società autostrade, staranno sperimentando già delle nuove smart road, ma magari in città avremo situazioni di conflitto aumentato. Ecco, la grande preoccupazione è sicuramente quella di investire molto in sicurezza stradale e nell'infrastruttura strada. Mi auguro che i soldi delle multe in futuro potranno essere usati meglio di come lo sono usati oggi. Con Leonardo ne abbiamo parlato molte volte. Oggi purtroppo i soldi delle multe che servirebbero a migliorare le nostre strade vengono distratti e vengono usati per altri scopi. Mi auguro che questo possa essere una fonte di finanziamento migliore per il futuro. Grazie Leonardo. Allora, come vedete siamo un po' cattivi, abbiamo questo end of the world countdown, cioè, in modo che così è ben evidente che il relatore sa esattamente che i suoi 5 minuti stanno per finire. Adesso siamo in collegamento, se la regia conferma, su Skype con Raimondo Polidori, che è un nostro amico di Napoli, che da anni e anni lavora sul tema sicurezza stradale, che sarà in collegamento con noi via Skype. Ciao Raimondo, ci senti? Non si sente l'audio? Non gli si può dire che non si sente? Diglielo. Sì. Allora, purtroppo è disattivato l'audio, scusa, ci sta il pulsante audio disattivato, fanno presente, ci sta il pulsante audio disattivato. Vedi, c'è... Io abbiamo le macchine autonome, ma il resto è poco funzionale. Riusciamo ad andare a 400 km all'ora su un treno. Ma noi non sentiamo te, Raimondo. Allora, io propongo di mandare il video, ma Raimondo, sapendo come le cose che non funzionano, ci ha fatto un video che manderemo al posto del collegamento Skype, che non funziona mai. Mandiamo il video, regia? Ok. Che dirà esattamente quello che avrebbe detto di persona. Invito a questo incontro. Il tema sicurezza stradale e guida autonoma. Io credo che la guida autonoma si diffonderà in tempi un po' più lunghi di quelli che invece molti sperano. E dal punto di vista della sicurezza stradale, il problema fondamentale si avrà nella fase di transizione, cioè quando avremo sulle nostre strade mezzi a guida autonoma, mezzi a guida assistita e mezzi a guida interamente umana. L'interazione tra questi tre tipi di guida determinerà nuovi scenari di incidente.
Da questo punto di vista anche il mondo della ricerca si sta interrogando sia su fattori di gestione, cioè su interazioni tra veicoli all'interno degli ambienti di traffico. Ambiente extraurbano, meno problemi. Ambiente urbano, notevoli problemi. Sia per quanto riguarda il problema della sicurezza all'interno del veicolo. Un utente che viaggia su un veicolo a guida autonoma sarà notevolmente distratto da quello che è l'ambiente stradale, per cui in un eventuale incidente, collisione, eccetera, si potrà trovare in posizioni e subire danni di natura totalmente diversa rispetto a quelli che attualmente invece gestiamo attraverso sistemi di sicurezza passiva e attiva all'interno del veicolo. Quindi un problema da affrontare con particolare attenzione. E in questo la comunità europea sta spingendo molto in ricerca in questo settore, e una ricerca che essenzialmente in questo momento può trovare fonte su due aspetti fondamentali. Uno, quello dell'elaborazione di nuovi modelli di simulazione del traffico che possano tenere esplicitamente conto della presenza dei veicoli a guida autonoma e delle interazioni di questi con veicoli a guida umana. E il secondo invece, sistemi che possano simulare il tipo di danno che può verificarsi sia per gli utenti a bordo del veicolo sia per i cosiddetti utenti non connessi, i pedoni, i ciclisti, cioè utenti che non saranno mai interessati direttamente da sistemi di guida autonoma e che però potranno subirli o essi stessi determinare condizioni di elevato rischio per la circolazione dei veicoli a guida autonoma. In questo io ritengo che al di là della tecnologia a bordo veicolo, la strada può fare molto, ma non una strada intesa come servente dei veicoli a guida autonoma, cioè sistemi ridondati di connessione a bordo strada che secondo me non serviranno, perché la diffusione di sistemi wireless, 5G, 4G, eccetera, soddisferà completamente la necessità di connettività dei veicoli a guida autonoma, ma una strada che attraverso sensoristica di bordo strada potrà leggere il traffico, determinare le percentuali di veicoli circolanti e inviare messaggi di gestione ai flussi veicolari per poter aumentare la soglia di sicurezza e quindi l'affidabilità del flusso. Posso ipotizzare per esempio in ambito urbano su tangenziali sistemi che, come il lane control, cioè il controllo per corsia delle velocità, potrebbero direzionare flotte di veicoli autonomi tutte su delle corsie dedicate e invece rallentare su altre corsie flotte di veicoli a guida umana. In questo modo, pur avendo la stessa infrastruttura stradale, la stessa carreggiata, essa può essere gestita in sicurezza. Posso immaginare in ambito urbano dei sistemi che possono regolare i flussi di traffico alle intersezioni o in momenti di congestione in modo tale da creare il minimo rischio di interazione non controllata tra veicoli a guida autonoma e veicoli a guida umana. Un veicolo a guida umana che sorpassa a destra un veicolo a guida autonoma, che effettua una manovra in derapaggio sulla neve o una cosa del genere, può essere non percepito correttamente da un veicolo a guida autonoma e quindi può essere esso stesso un innesco per un incidente che paradossalmente viene causato dal veicolo a guida autonoma. Sono riflessioni che noi dobbiamo fare, sono riflessioni che stiamo facendo. Noi Road Safety Auditor, analisti di sicurezza stradale, ci stiamo ora mettendo la casacca di critici verso la guida autonoma, ma non per una posizione preconcetta di contrasto, anzi, ma per poter esplicitare i dubbi, le incertezze e stressare questo nuovo sistema di mobilità che ci aspetta nel futuro dal punto di vista fondamentale della sicurezza stradale. Vi ringrazio per la vostra attenzione, sono qui per qualsiasi domanda. E sul sito della mia società e sul mio sito personale potete fare una piccola nota a margine del convegno di oggi. Grazie. Allora, dobbiamo fare un attimo una piccola interruzione tema sicurezza stradale, perché la nostra amica Anna Botti ha un atto notarile da firmare e non può assolutamente mancare. Quindi facciamo un attimo un salto su un altro tema completamente diverso, che è il sistema della responsabilità. Cioè, quindi, che come cambierà il rapporto fra assicurato e chi sarà l'assicurato e assicurante chi sarà l'assicurante. Anna, ci vuoi raccontare un po' questa nuova visione? E il microfono, ragazzi, il microfono. Davide.
ringrazio tantissimo. Buonasera a tutti. Mi occupo in ANAS da moltissimi anni, 20, di sicurezza stradale, di gestione di tutta l'incidentalità sulla rete, che oggi, come ben sapete, è arrivata a 30.000 chilometri, e gestisco poi tutto il sistema assicurativo della holding ANAS. Quindi il mio è un osservatorio privilegiato, diciamo così, perché ho la possibilità di verificare numero, tipologia di incidenti, cause, quindi un lavoro un po' tutto tondo. Un lavoro che stiamo poi portando avanti con PIARC nel quadriennio che si sta concludendo, in poi un quaderno che pubblicheremo a breve, che presenteremo nel congresso di Roma di metà maggio, dove daremo un po' tutti questi dati. Torniamo all'argomento invece del giorno, il tempo scorre. Io ho fatto una ricerca, in realtà tu hai detto bene che dal 90 che si parla, grazie Leonardo, di guida autonoma in Italia. In realtà il primo vero progetto è un progetto che si chiama Argo e che ha che è del 98, che ha cominciato a provare a mettere delle tecnologie su una Lancia Tema, quindi è la casa automobilistica Lancia, ecco, forse lo so, ricordo. Quindi la vera sperimentazione è partita da lì. I profili, insomma, qui diciamo che il tempo ci consente solamente delle pillole. L'argomento io poi l'ho sviluppato e te lo do in via informatica, che immagino che poi tu farai anche una pubblicazione di questo convegno, che ritengo a Roma assolutamente unico, il primo, quindi hai rotto il ghiaccio con questo argomento. La responsabilità. Noi chiaramente oggi partiamo da un concetto che è quello della responsabilità del conducente e del proprietario, quindi una responsabilità verso terzi ma anche verso il trasportato, perché oggi chi conduce un veicolo a motore risponde verso terzi al di fuori della macchina, possono essere impattati in caso di incidente, ma risponde anche per i propri trasportati. Tanto è vero che qualunque tipo di incidente succeda, il trasportato è sempre pagato dal conducente, poi questione di rivalse, eccetera. Io mi sono posta questo problema proprio da quando ho cominciato a studiare l'argomento, anche nell'apposito comitato di cui pure appartengo, quello sulla guida autonoma. Prima di tutto, parlando anche con i nostri assicuratori, oggi non so se poi è venuto il funzionario di Unipol, no, dovevamo avere funzionario di Unipol e uno di Sara Assicurazioni, essendo la compagnia dell'ACI, naturalmente, oltre che essere la nostra assicurazione per l'RC Auto di ANAS, ma quindi non abbiamo un confronto diretto con gli assicuratori. Però vi riassumo le poche cose che riesco a dire in questo minuto e mezzo. In realtà la prima cosa sarà dotare tutte le macchine di una scatola nera. Oggi è un discorso facoltativo, sapete che molti di noi lo stanno cominciando a fare, perché abbiamo banalmente uno sconto sulla polizza. Questo diventerà un discorso chiaramente obbligatorio, perché una volta che la responsabilità non potrà ricadere su un conducente che non c'è, la macchina deve dialogare con dei sistemi informatici che daranno poi luogo anche a un discorso di cyber risk. Quindi stiamo studiando anche noi in ANAS le polizze di cyber risk, perché chiaramente i soggetti che dovranno rispondere saranno anche coloro che hanno montato i software e coloro con i quali poi il software deve dialogare. Noi, mio collega Carrarini poi vi spiegherà molto meglio di me, abbiamo cominciato a dar vita alle famose smart roads. La Salerno-Reggio, che una volta era famigerata, oggi è virtuosa, è una smart road. Quindi è chiaro che ci sarà un dialogo tra la macchina, non solo con le altre macchine, ma anche con i sensori messi sulle nostre strade, parlo di ANAS. Ritengo un po' difficile che province, comuni, regioni si possano adeguare a breve. Noi lo stiamo già facendo, quindi ANAS è già pronta a raccogliere questa sfida. Grazie. Grazie Anna, buona firma dell'atto notarile.
Allora, io vorrei, finiamo il tema sicurezza stradale con l'ingegnere Arditi, l'ingegnere Cialdini, poi saltiamo al tema Europa perché abbiamo un ospite molto importante, Dario Tamburrano, che è un europarlamentare che ci dovrà lasciare. Quindi concludiamo prima possibile il tema sicurezza stradale, che è un tema forse il più sentito e il più immediato. Allora, io vorrei chiedere all'ingegnere Arditi, che è qui, il gelato all'ingegnere Arditi? Angeli? Dove sono gli angeli? Mi hanno abbandonato gli angeli. Allora, intanto diciamo, leggiamo la domanda. Ecco un angelo, sì. Ingegnere Arditi, ecco il signore lì, che ora si alza molto cortesemente. Grazie. Allora, caro Roberto, che siamo mi onori della tua amicizia. Allora, in Europa, ci riaffacciamo all'Europa, perché tu fai parte anche, sei anche il chairman della CITS, che è la piattaforma che coordina e cerca di omologare un po' tutte le innovazioni a livello tecnologico in Europa, e ci si sta un po' muovendo proprio per armonizzare questi sforzi. Ci fai un attimo il punto della situazione, the state of the art, come si dice? Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Io sono Roberto Arditi, sono un tecnico, mi occupo di strade, lavoro per il gruppo autostradale del nord-est, del nord-ovest, che fa capo al gruppo SIAS, lavoro per SINA. Effettivamente sono attivo nell'ambito della cooperazione internazionale, mi occupo di programmi europei e arriverò alla tua domanda passando per i concetti che stanno alla base della cosa. Quindi tu hai posto all'inizio una serie di ipotesi: migliorerà la sicurezza, migliorerà il traffico, miglioreranno tutta una serie di fattori. Io credo che, ad esempio, la sicurezza migliorerà molto nel concreto, perché stiamo lavorando sull'informazione. L'informazione incide in prima battuta sul comportamento e il comportamento incide sulla funzionalità della strada. In prospettiva, le tecnologie permetteranno di rendere ancora più automatica questa cosa e ottenere dei risultati. A livello europeo, tu mi domandi che cosa sta succedendo per ottenere questi obiettivi. Allora, molto, ne ha già accennato un po' Polidori all'inizio, molto è sulla ricerca, e questa cosa chiaramente fa capo all'industria automobilistica, che deve sviluppare le tecnologie, che deve sviluppare, deve testare i prototipi e così via. E quindi, ad esempio, a livello internazionale sussiste un grosso progetto, un grosso consorzio internazionale che è L3 Pilot, che è capitanato da Volkswagen e sta coordinando queste cose. Per quanto ci riguarda come operatore di autostradali, io seguo la European ITS Platform, e la European ITS Platform, tra le varie funzioni, ha una funzione specifica, a un gruppo di lavoro specifico che sta sviluppando come la strada deve evolvere in termini di equipaggiamento, di modalità di esercizio, perché chiaramente il fatto che ci sia le strade di oggi sono progettate per essere guidate da uomini. Le strade del futuro saranno magari guidate da qualcos'altro che non è l'uomo, e quindi dovranno poter evolvere di conseguenza in termini di modalità di esercizio, in termini di modalità di sviluppo dell'infrastruttura. Più difficile è l'impatto che ci sarà sulla circolazione, perché il fatto che la circolazione perché attraverso questo qua sarà anche collegato a quale risposta e le domande che tu hai fatto alla gente nelle aree di servizio ci danno un primo spunto di riflessione su questa cosa qua, perché se io farò meno fatica
è vero che ci saranno meno veicoli che magari viaggeranno di più, è vero che ci saranno meno incidenti, non è detto che ci sia meno traffico, perché la gente tenderà ad utilizzare di più, perché se è un metodo più comodo è anche possibile che ci sia un miglioramento. Non so se ho risposto alla domanda e direi grazie per l'attenzione. Grazie Roberto, che è venuto da Milano per stare con noi stasera. Chiudiamo il tema della sicurezza stradale, come si dice, last but not least, Pasquale Cialdini, che è una figura storica in Italia nel campo della sicurezza stradale. Caro Pasquale, il codice della strada è un po' anche tuo figlio. Questo codice della strada, nell'ottica della famosa Convenzione di Vienna che regola il trasporto stradale, come dovrà essere modificato per accogliere il veicolo senza conducente? No. È stato pensato per... Presentati. Sono un pensionato. Ormai già da diversi anni. Sì, è vero, ho collaborato al codice della strada e mi sono occupato per quasi 40 anni di sicurezza stradale. Che dire, è una completa rivoluzione, nel senso che il codice della strada è molto chiaro nelle responsabilità dell'uomo, però, dell'uomo guidatore e anche dell'uomo proprietario delle strade. Non dimentichiamoci di quest'altro uomo, forse si potrebbe anche pensare di automatizzare l'uomo proprietario delle strade. Questa potrebbe essere una buona iniziativa, perché forse le nostre strade avrebbero, parlo delle strade in generale, abbiamo delle felici eccezioni per fortuna di strade tenute molto bene, ma purtroppo se andiamo a guardare la tenuta delle strade non sempre possiamo dire che l'uomo che sta al governo di quelle strade le sta tenendo con la dovuta diligenza. Il grave errore che ha fatto il codice della strada è che ha messo le sanzioni dappertutto, però sempre sanzioni rivolte all'uomo guidatore. Negli articoli che riguardano l'uomo proprietario della strada non c'è sanzione. Gli antichi romani dicevano che una legge senza sanzioni è una legge imperfetta. E se andiamo a vedere, gli articoli meno rispettati sono, guarda caso, gli articoli proprio che riguardano, più ancora degli articoli che riguardano l'uomo conducente, sono gli articoli che riguardano l'uomo proprietario della strada. La lamentazione che ha fatto il rappresentante dell'asso segnaletica io la condivido in pieno. C'è un degrado della segnaletica in tutta Italia e in alcune città e in alcune strade in modo particolare. E sfido qualsiasi macchina a leggere una segnaletica, qualsiasi automatismo a leggere una segnaletica che ormai è scomparsa. Come fa ad accorgersi delle strisce pedonali quando queste non ci stanno? Come fa ad accorgersi di notte di un segnale che non è più rifrangente? Ecco, io tutte queste cose mi piacerebbe capire come una macchina può fare. Quindi la prima riforma, oltre che diciamo aspettare che la tecnologia vada avanti per aiutare diciamo il conducente e poi addirittura sostituirlo, una delle prime cose da pensare è di ammodernare le strade. Seconda cosa, io ritengo sicuramente importante i progressi tecnologici in aiuto alla guida, ma quelli sostitutivi alla guida io li vedo un po' lontani al momento attuale. Aiuto alla guida è sicuramente tutto è utile, tutti i sistemi per aiutare a parcheggiare, aiutare a trovare gli ostacoli, tutte queste cose che aiutano il conducente a prestare maggiore attenzione, queste sono cose utilissime. La scatola nera è sicuramente una cosa utilissima, perché si può risalire meglio alle cause degli incidenti. Sostituire l'uomo la vedo un po' più difficile, anche perché abbiamo una legislazione non solo del codice della strada, ma proprio dei nostri canoni del diritto
che non prevedono l'intervento della macchina. È come se l'intervento della macchina anche nei comportamenti fuori dal codice della strada, li vedo un po' difficili io, un qualcosa del genere. Diverso è in pista, ecco, allora sicuramente sulle piste, cioè fuori dalle regolamentazioni canoniche, io lì vedo molto bene una guida autonoma, molto meno nel... Poi tra tutti i vantaggi che hai elencato, mi è sembrato un po' troppo di parte la tua visione, se mi consenti, un po' troppo a favore dei benefici. Alcuni di quei benefici potrebbero essere considerati invece delle cose che invece vanno a sfavore. Sei stato troppo ottimista sul traffico. Il traffico con la guida autonoma potrebbe teoricamente ancora aumentare, perché una serie di cittadini che oggi non guidano potrebbero essere ancora di più facilitati a utilizzare la macchina. La vedo un po' difficile. Sicuramente ci sarà un calo di numero di macchine, perché se uno deve rinunciare alla macchina che ha per comprare una macchina nuova, prima ci pensa un po' due volte, quindi è probabile che qualcuno rinunci a comprare una seconda macchina o una terza macchina. Però vedo un po' difficile quell'abbassamento dell'80%. Ecco, ok. Allora, Pasquale ovviamente ha la sua una visione che... A me dispiace che non condivido, però va benissimo così. Un secondo solo, questo fa parte della riffa che noi abbiamo, perché ACI, che è un nostro partner, regala un corso meraviglioso di guida sicura, a proposito, approfitto per parlare di questo, perché stiamo parlando di sicurezza stradale, al velodromo di Vallelunga, che è qui nel Lazio. È un importante momento di consapevolezza per insegnare alle persone che la guida si può fare anche in maniera consapevole e quindi sicura. Quindi se parteciperete a questa riffa, e invito l'amico Pietro a girare fra di voi per raccogliere adesioni, a un certo punto della serata noi faremo l'estrazione e quelli che hanno partecipato potranno vincere un corso che può essere anche regalato al figlio, alla figlia o a chiunque, per imparare come si guida una macchina in maniera sicura. Allora, io adesso passo, però cambiamo tema e passiamo al tema Europa. E l'Europa, come diceva l'amico Roberto Roberto Arditi, è un grande protagonista in questo momento nel settore dell'automazione. Sta sviluppando non soltanto la parte tecnologica, che si diceva la piattaforma europea per l'armonizzazione delle tecnologie, ma anche la parte etica. L'Europa ha istituito una commissione etica sull'intelligenza artificiale e quindi anche sulla guida autonoma. Questa commissione ha prodotto a fine dello scorso anno una relazione e adesso a fine di questo mese produrrà dei principi base, dei principi guida. Io adesso però vorrei chiamare qui con noi Dario Tamburrano. Gelato, Angelo? Ora Dario ci racconterà, che lui è un europarlamentare, è un italiano che ci rappresenta in Europa, a mio avviso, più che degnamente. Grazie. Di cui dobbiamo essere orgogliosi, e ci racconterà che cosa state facendo in Parlamento europeo sul tema della guida autonoma. Allora, nel Parlamento europeo la discussione è iniziata e siamo in uno stato di prelegislazione, perché non esistono ancora direttive e regolamenti dedicate esclusivamente alla guida autonoma, ma colgo l'occasione per allargare un po' l'orizzonte, perché il problema dello sviluppo tecnologico esponenziale e della sua implementazione a livello legislativo e quindi poi nelle ricadute nel mondo reale è un problema aperto per quanto riguarda moltissime cose. Diciamo che purtroppo a molti sfugge in Italia, a causa di una cattiva informazione, che il Parlamento europeo è un luogo dove i parlamentari scrivono in qualche maniera le leggi, magari non hanno il diritto di iniziativa legislativa, ma le proposte possono sollecitare alla Commissione europea delle proposte di direttive e regolamenti e poi le emendano insieme al Consiglio dell'Unione europea. Quindi sono ben felice di essere qui per due motivi. Uno, perché comunque chiaramente la responsabilità del legislatore è di ascoltare prima di tutto, quindi c'è una fase ascendente. Sono contento di essere qui per raccontarvi brevemente che cosa significa lavorare su e quali sono
a mio avviso, anche le preoccupazioni e le criticità. Cioè, di fronte a uno sviluppo tecnologico esponenziale, in un processo democratico, il legislatore ha grande fatica a stare appresso. Che cosa significa questo? Significa che si rischia di avere dei regolamenti e delle direttive che nel momento della loro attuazione sono già vecchie, perché la tecnologia ha preso un'altra via, ha trovato altre soluzioni. La legislatura che verrà sarà probabilmente la legislatura che affronterà una serie di questioni di normativa dello sviluppo tecnologico esponenziale, in primis l'intelligenza artificiale con tutte le questioni etiche di implementazione, la gestione dei big data, la gestione della privacy, la gestione dell'automazione e tutte le conseguenze positive e potenzialmente negative che si hanno, in primis una potenziale quota di disoccupazione tecnologica. E la guida autonoma e tutte le questioni che stiamo affrontando, e quindi anche l'atteggiamento ambivalente che ho sentito da alcune persone che sono intervenute e che anche il mio, quindi da una parte di grande attenzione verso grandi opportunità, ma di una certa preoccupazione verso quelle che possono essere le conseguenze prevedibili o imprevedibili dello sviluppo, sono un caso di studio anche per tutte le altre questioni che ho elencato. Sicuramente c'è una cosa probabilmente certa sullo sviluppo della guida autonoma, che già allo stato attuale la guida autonoma permetterà un livello di sicurezza, con alcune considerazioni da fare che ho ascoltato giustissime, superiore a quella dell'attuale guida umana, e questa è una cosa di fondamentale importanza, perché ricordiamoci che il valore della vita umana e i drammi dovuti alla perdita comunque di familiari o comunque di esseri umani hanno il loro valore che non può essere monetizzabile. Però ci sono delle questioni che io vorrei sottolineare che riguardano il discorso della sovranità. Ed è un tema, la sovranità, della quale si parla molto e spesso viene, a mio avviso, declinato solamente in una direzione, in quella sovranità antieuropea, quella sovranità di tipo nazionalistico. Però vi sono anche altre declinazioni di sovranità che possono essere invece positive ed importanti, e credo che avrebbero comunque un'accettazione sociale più a largo spettro, parlo di, in questo caso, di sovranità tecnologica. Noi in Europa abbiamo un problema, anche a causa proprio della nostra struttura stessa e della nostra comunque cultura europea. Ci sono dei grandi attori globali che hanno meno regole etiche, meno attenzione al sociale, meno regolamentazione, e in un regime di libera concorrenza globalizzata hanno un livello di competitività sicuramente superiore a quello dell'industria europea. Non a caso è proprio notizia di ieri che la commissaria alla concorrenza Vestager ha cominciato comunque a porsi degli interrogativi relativamente proprio a delle questioni relative alla gestione delle infrastrutture tecnologiche e allo sviluppo delle tecnologie che poi saranno le dorsali che permetteranno l'implementazione della guida autonoma a largo spettro. Quindi sto parlando delle infrastrutture digitali, della connettività, del 5G e non solo. Manca in Europa un'industria tecnologica che sia in grado di sviluppare delle infrastrutture che siano europee, perché ricordiamoci che tutto ciò che riguarda i dati che genera la guida autonoma, tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale e la tecnologia pongono un problema di gestione che non può essere demandata comunque ad attori, per quanto riguarda il mio personale, diciamo, la mia personale opinione, non può essere demandata ad attori extraeuropei. E questa è, diciamo, una declinazione di sovranità, secondo me, di semplice buonsenso. Cioè, non possiamo comunque lasciare la porta aperta a ciò sul quale girerà l'universo mondo, perché ecco, la guida autonoma avrà bisogno comunque di connettività, di gestione dei dati, verranno generati dei dati anche personali, e chi avrà il compito di gestire, memorizzare e poi utilizzare questi dati? E questi dati, i big data, hanno un valore pazzesco, che è un valore economico ma anche geopolitico. E quindi volevo dunque lanciare giusto questa pillola, e non mi dilungo oltre, riflettere in maniera sistemica. Ogni volta che una innovazione tecnologica entra nella società e il ritmo è sempre più veloce, la società ha delle trasformazioni, e queste trasformazioni, che un tempo erano lente, stanno diventando quasi destabilizzanti,
e insomma bisogna ragionarci bene e è importante l'informazione, perché anche avere i feedback da parte dei cittadini, e sembra che sto dicendo una banalità, però insomma è bene rimarcare, per chi poi ha la responsabilità di prendere anche delle scelte lì a Bruxelles, magari quasi nell'anonimato, sono importanti, perché nel momento in cui si scrivono delle leggi si decide del destino socio-economico di un intero continente. Grazie. Grazie Dario. E adesso abbiamo un illustre ospite che ci viene dalla Commissione Europea, Petra. Prego, invito Petra a venire a tavola, stiamo mangiando, a venire da me. Petra, chi è Petra? È un funzionario della DG Connect, è la direzione generale della Commissione Europea che si occupa proprio del tema della connessione. Si chiama proprio Director General Communications Network Content and Technology. Petra, e invito anche Daniela che l'aiuterà nella traduzione, perché lei yes, please. Okay. Just this. Okay. Daniela ci aiuterà con una traduzione. So, good evening. It's very nice to be here in Rome at this special occasion. And I would just say a few words about what the Commission is doing in the area of connected and automated mobility. So we are moving from the mobility services as we know them nowadays towards connected and automated mobility. Buonasera a tutti, sono molto lieta di essere qui. Vi esporrò brevemente quello che la Commissione sta facendo riguardo alla mobilità autonoma. La nostra società si sta muovendo sempre di più verso questo tipo di mobilità. The benefits were already mentioned here, namely improved safety, security, less congestion, less need for parking places, important economic benefits and also new services. Ovviamente i benefici saranno quelli di una sicurezza maggiore nella circolazione delle auto, sicurezza anche a livello di security, sappiamo tutti ormai qual è la differenza, nuovi servizi e anche come dire, facilità nel parcheggiare anche le auto, fra i tanti. Actually, mobility is not the only area which is going through a big change, but the whole society is actually moving towards a digital area. And our DG is dealing also with other aspects like e-health, e-government, smart energy, smart cities. La nostra direzione ovviamente si sta occupando anche di quelli che saranno altre conseguenze dovute a questo shifting verso una mobilità connessa ad autonoma, quali per esempio, potete tornare indietro, could you please go back to the slide, to the previous slide? Quali ad esempio la cyber security, la e-health, cioè una sanità informatizzata, una government informatizzato e tutte le altre servizi che vedete illustrati in quella slide. Last year the Commission has adopted a communication on the road to automated mobility which sets EU strategy and the way to forward. Lo scorso anno la Commissione della Comunicazione ha adottato una strategia proprio per questa mobilità automatizzata che si basa su quelli che sono questi tre pilastri che vedete illustrati nella slide. And it proposes actions in three main areas, mainly funding of research and deployment of infrastructure. Quindi questi tre pilastri sono la ricerca di fondi, appunto per sviluppare le tecnologie e le infrastrutture. Safe legal framework and also to tackle social and ethical questions. Un quadro giuridico a prova di futuro e sicuro e quelli che sono i problemi collegati alla società, quali potrebbero essere il futuro dell'impiego, cioè problemi di tipo etico.
So what is the Commission doing concretely? In the last financial period, it has provided 300 million within Horizon 2020 for research on connected and automated mobility. Allora, per quanto riguarda il programma Horizon 2020, la Commissione ha stanziato 300 milioni di euro. And another 450 million for deployment of infrastructure within the CEF program. E altri 450 milioni per quanto riguarda la costruzione di infrastrutture. This year, actually, the call for applications for an EU platform for testing and pre-deployment activities was launched, and it's open until 10th of April. Peraltro la Commissione ha varato una call per una piattaforma che possa testare le attività e le infrastrutture. Here you can see there are still two upcoming calls within the Horizon 2020 this year and to next year, so there is still time to apply. Quindi ci sono anche come si dice, aperto anche altre call per quanto riguarda human centered design, cioè una progettazione basata sull'essere umano, e, lo sviluppo e il testing di flotte di veicoli automatici e cooperativi nelle aree urbane. Exactly 2 years ago, here in Rome, a letter for intent was signed by 27 member states and Switzerland and Norway to test to provide large-scale testing of 5G connectivity along motorways. Nel 2017, 2 anni fa a Roma, è stata firmata questa lettera di intenti al fine di testare sui corridoi, dei corridoi transfrontalieri il 5G. È stato firmato da 27 stati membri, oltre alla Svizzera e alla Norvegia. As a consequence, the Commission is now providing financial support for 3 projects. And Italy is one of them. It's a part of a Carmen project, which supports a Brenner corridor between Munich and Bologna. Conseguentemente a questo incontro, la Comunità Europea sta finanziando dei progetti, fra I quali ricordiamo anche uno italiano che si chiama Carmen, per un corridoio fra il Brennero e Mestre, mi pare di ricordare. Bologna. Munich, so. Yes. Monaco, scusate. Oops. Another area is the legal framework, which needs to be adjusted to the new realities of the connected and automated mobility, and also 2 new pieces of legislation are going to be adopted soon. Anche il quadro legale deve essere uniformato, deve essere modificato e aggiustato per quanto riguarda le nuove esigenze della mobilità autonoma. First is the delegated regulation of the CITS directive that will enable deployment of CITS services, which is going to be adopted soon. Presto sarà adottata una direttiva ai sensi della direttiva ITS. And the second one is the CAM recommendation that will tackle cybersecurity, data access and some connectivity issues. E l'altra sarà la raccomandazione sulla connected and automated mobility, che riguarderà I principi di connettività, la cybersecurity e la governance dei dati. And there are also other important questions that require attention. For example, what will be the impact of connected and mobility on environment? Will there be less jobs or more jobs created and so on? Ovviamente saranno anche presi in considerazione altri fattori, altre conseguenze che potrebbero impattare sull'andare sempre verso questo nuovo tipo di mobilità, quali potrebbero essere l'impatto economico o l'impatto anche sull'impiego.
And the Commission is committed to tackle these questions through providing studies, to addressing reskilling, and also to facilitating debate on ethical questions. E la Commissione ovviamente sta portando avanti degli studi per far fronte a queste nuove esigenze, specialmente per quanto riguarda il fattore etico. Probably the most controversial questions concern the moral dilemmas. Research shows that actually moral choices of people are not universal, they are culturally determined. Il problema più grande probabilmente sarà fornito dalle questioni etiche. Come sappiamo, l'etica può essere diversa da un paese all'altro, da un posto all'altro. And currently only one European country has already adopted ethical guidelines for driverless cars, which is Germany. C'è soltanto un paese in Europa che ha già adottato delle linee guida riguardo all'etica, e questa è la Germania. Which sets the main principles, for example, that the damage of property always precedes to damage of humans. There should be no prejudice towards age, gender, and so on. Fra le cose più importanti sono state sottolineate che non ci debbano essere, come dire, discriminazioni né di età né di genere. And the Commission has adopted guidelines for ethics in artificial intelligence, and it's also preparing specific guidelines for ethics of driverless cars, and the working group was established just recently. Per contro, la Commissione ha adottato già delle linee guida sull'intelligenza artificiale e c'è una task force che sta studiando gli aspetti etici della guida autonoma e commessa. And I'll just finish with an invitation for the biggest European conference on connected and automated driving, which is taking place in April in Brussels, where all these issues will be tackled in depth. Per terminare, non mi resta che invitarvi alla prossima conferenza sulla guida connessa autonoma che si terrà a Bruxelles il prossimo 2 e 3 aprile, dove saranno dibattuti i temi che ho illustrato. Grazie. Thank you so much. Grazie Daniela. Allora, ora vi voglio presentare i nostri famosi SEMAS Angels, che si presenteranno da soli. Vicini, sì, perché sono in ordine decrescente. Allora, il primo che vedete, come ti chiami? Tieni. Mi chiamo Muller. Il secondo si chiama Nicolas, piacere. Il terzo si chiama Davide, piacere. Il quarto Gabriele, piacere. Ringraziamo i ragazzi per il loro aiuto in sala. Grazie ragazzi. Adesso un momento particolare. Avete visto che girava per la sala del ragazzo con dei pirulini della tombola? Perché facciamo l'estrazione per vincere un corso di guida sicura a Vallelunga offerto da ACI. L'ingegnere Enrico Pagliari adesso consegnerà. Pietro, vieni, farà l'estrazione, e chi di voi ha partecipato a questa riffa vincerà. Ci sono tre corsi di guida sicura a Vallelunga offerti da ACI, Automobile Club d'Italia. Prego Enrico, allora questo richiamo a lui. Allora, Pietro procederà all'estrazione. Sembra un po' il momento della tombola. È la tombola, sì. Non gridate ambo, se non ce l'avete. Primo numero, 44. Chi di voi ha preso il 44? Lui. Oh. Prego, vieni Luca, un collega di ANAS. Allora, questo è un corso di guida sicura utilizzabile o a Vallelunga o al centro di Lainate, se capiti per Milano. Poi dentro trovi tutte le istruzioni per concordare il giorno per cui farlo e le modalità. Ed è accedibile? È accedibile, non è nominale, quindi... La ringrazio.
Però volevo fare un appunto a te, Leonardo. Cioè, noi lì a quel tavolo non abbiamo pescato nessun numeretto. E loro giravano. No, lì non hanno girato. All'inizio c'era. Va bene. E dove mi faceva di vaghi, dai, diciamo la verità. Allora, secondo estratto, sulla ruota di Roma. 13. Corinne Lamour, altra collega che... Questo è per lei, no, non le ripeto le cose, piacere e buona guida sicura. Poi c'è da dire qualcosa su questi corsi di guida sicura legato anche al discorso dell'autonomous. Ah, è certo. 37. Ah, sì, vedi. Prego. Grazie. Piacere. Ci vuol dire il suo nome, magari? Alessandro Tana. Coperchio. Allora, Enrico voleva dire due parole. Sì, no, volevo dire poi, magari allegato l'intervento che volevo fare, proprio in questa fase di transizione, qualcuno che ha partecipato già l'ha accennato, è una fase pericolosa, perché questa guida assistita, a bordo abbiamo tutta una serie di marchingegni, passatemi il termine, che aiutano a non sbagliare al conducente o intervengono quando il conducente è disattento o sbaglia. Vuoi fare un intervento sugli ADAS adesso? Vuoi approfittare? Se vuoi, sì, così sì, approfittiamo, sì, visto che sta già qui. Gli ADAS, cosa sono gli ADAS? Allora no, volevo un po' contestare quando ci hai presentato i 5 livelli di guida, sì. Perché secondo me, partiamo dalla definizione, guida autonoma non c'è problema, è la macchina che va da sola, non ha il conducente, quindi magari quando ci sono quelle immagini non ci deve essere nemmeno il volante, perché certo, va proprio da sola. Invece c'è altri due step, oggi le macchine sono a guida assistita, quindi subentrano sempre di più agli errori del conducente. In questi corsi di guida sicura c'è un modulo specifico nuovo dove proprio vengono spiegati cosa sono gli ADAS e soprattutto come funzionano. ADAS cosa vuol dire? Sono sistemi di assistenza alla guida, automatici sistemi d'avance driver. Ma quello che stiamo notando soprattutto nei nostri corsi, che c'è proprio una, ci si abbandona, ci si distrae dalla guida perché si è sicuri che interviene l'automatismo, quindi è una fase molto pericolosa. Però tornando alle definizioni, abbiamo detto autonoma, la guida completamente autonoma, guida assistita sono le macchine nuove che compriamo in commercio, e c'è una fase intermedia quando l'assistenza alla guida sarà completa, di guida automatica, dove però ci sarà sempre un conducente a bordo in grado di intervenire in caso il meccanismo abbia delle defaillance. Questa è la fase livello 3-4. Oggi noi ci troviamo nella fase intermedia, perché abbiamo in commercio veicoli livello 2, se devo accettare la tua nomenclatura. No, non è la mia. quella che ci hai presentato. Però il discorso che volevo fare, che si appoggia a una frase che ha detto Polidori, che condivido in pieno, c'è un transitorio, quindi ci sarà un momento in cui i veicoli più o meno automatizzati dovranno convivere con veicoli vecchi, e noi qui in Italia abbiamo un parco veicoli tra i più vecchi d'Europa, gli ultimi dati ci parlano di 11 anni e 4 mesi di anzianità. Allora, qual è la posizione e come contrastarla? Primo, quella formazione, ecco, questi corsi di guida sicura, ma anche nelle scuole guida prevedere, spiegare bene cosa sono questi sistemi. Noi come Automobile Club lo diciamo perché vediamo sia nei corsi di rilascio di patente di guida, sia in questi corsi di guida sicura, che non si conosce bene
l'abbiamo notato già con il vecchio controllo di stabilità elettronica, va spiegato, va fatto provare cosa fanno questi dispositivi. Quindi formazione. Secondo, promuovere il rinnovo del parco auto, ma non al limite, migliorando anche la sicurezza dei veicoli esistenti. Cioè questi dispositivi, questi ADAS, questi sistemi di assistenza, anche se a un livello meno sofisticato, esistono anche per i veicoli non nuovi. Si applicano un po' come si faceva con l'autoradio una volta, possono essere trasportati da un veicolo all'altro, quindi non ci dispiacerebbe che per migliorare la sicurezza, non potendo ipotizzare un rinnovo completo del parco auto, avvenga questo discorso anche sui veicoli non vecchi. Che devo dire? Siamo preoccupati di questa fase di transizione, perché c'è un discorso di strade che non riescono a dialogare bene con i veicoli, perché è indubbio che andremo a una guida sempre più sicura soltanto quando si innescheranno certi meccanismi. Riteniamo quindi che in tutta questa fase di transizione vada messo al primo posto il conducente, vada evidenziato che non ci si deve distrarre alla guida, la vecchia scritta non parlata al conducente rimane valido, e in tutti i livelli di guida assistita, dall'attuale fino ai più sofisticati, compresa la Tesla che magari oggi può essere la più automatica di quelle in commercio, c'è sempre bisogno di stare con l'occhio sulla guida. Questo è il consiglio che ci sentiamo di dire come Automobile Club, che volevo portarvi e che spero chi ha vinto questi corsi di guida sicura possa proprio provarlo. Grazie. Davvero. Grazie Enrico. Ringraziamo Enrico Pagliari. Allora, ora tanto voglio ringraziare di cuore i nostri sponsor, che sono Next, The Future of Transportation, che sono delle, qui abbiamo Tommaso Jekyll in rappresentanza, poi lo sentirete perché poi lui ha portato dei visori che vi permetteranno di fare un passaggio virtuale su questo veicolo modulare autonomo che loro stanno producendo e stanno promuovendo anche negli Emirati Arabi Uniti, ma anche stanno lavorando molto anche qua in Italia. Quindi dopo Tommaso vi accompagnerà a fare una prova. Voglio ringraziare Huawei, la grandissima compagnia cinese ma internazionale produttrice di telefoni, che io ho un Huawei. Poi vorrei ringraziare 3M nella persona di Paolo Mazzoni, che ci ha sostenuto in questa difficile organizzazione, e Prometeo Engineering, che non è qui, no, il nostro amico Alessandro, che ringrazio a nome di tutti. Poi i numerosi sponsor, i patrocini, noi abbiamo avuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ANAS, dell'Associazione Mondiale della Strada, del Comune di Roma, del Comune di Torino, della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità, che l'ingegner Cialdini si è dimenticato di dire che lui è il presidente, e poi degli ordini degli psicologi del Lazio e degli ingegneri della provincia di Roma. E ringrazio tutti quanti che ci hanno permesso di organizzare tutto quanto. Ora un altro sipario molto interessante, vi voglio presentare due ragazzi che sono venuti dall'Inghilterra, per Alexandra e Nicolai, che prego di accomodarti. Mi portate i microfoni per favore? Questa ragazza mi ha contattato su LinkedIn dicendo che lei sta preparando una tesi di laurea su queste materie della guida assistita. Allora ho detto: perché non viene? E lei dopo mezz'ora mi ha risposto: veniamo. E lui è un collega. Ora vi racconteranno chi sono e da dove vengono e perché stanno qua. Prego. Grazie. Good afternoon, my name is Alexandra and this is my colleague Cornelio. We are both students from the University of Huddersfield, which is located between Leeds and Manchester in the United Kingdom.
The reason we are here today with you is because we are both studying transport and logistics management at the university, and we are currently conducting a research about two very unique projects and very important projects for the future of the mobility agenda. Se avete problemi di capire l'inglese o dobbiamo tradurre? Va bene? Ok. And these projects, namely, are about autonomous vehicles, which is discussed today, and mobility as a service, which also includes autonomous vehicles, will include autonomous vehicles. So, to put things into more perspective, my project is about understanding the perceptions of the people, the general public, about the impact autonomous vehicles will have on employment, because we all know this will lead to job losses, and we need to know what people think about this, not only experts, but also the people that are uninformed, which are most of them, in order to provide policy guidance. My project aims to give information that can be used for policy guidance about how to smoothen the transition of skills, which will be very critical in the future. And now I will let my colleague talk about his project as well. Thank you very much for having us, and thank you, Leonardo. This is a great opportunity for us. Good evening, everyone. My name is Cornelio. As my colleague mentioned, I'm also coming from the University of Huddersfield. I'm currently studying mobility as a service, which some of you may be aware and some of you maybe not. Mobility as a service is the ideal concept of transport, meaning that, for example, if I want to travel tonight from Rome to London, I log into my platform, buy a ticket, and the platform will solve everything for me. It has been mentioned before that the EU Horizon project is funding research in this area to study the impacts and benefits and disadvantages of autonomous vehicles. At the moment, our university is also a player which has accessed funds to study a very important topic, which is understanding how elderly people will be impacted by technology and autonomous vehicles. Because the current advancement of technology is very fast, so the population cannot grasp everything in one go. In our research, we are trying to gather the opinions of the public as well as of the experts. That's why tonight is a very great opportunity for us to see what experts think, as mainly we're talking with the public and trying to understand how to smoothen the transition for them as the future generation who will manage the transport industry. And I want to thank you, Leonardo, for inviting us to your event, and we're really glad to be here. I hope you have a good time in Rome. Yes. And happy birthday. Thank you. Dopodomani il suo compleanno. Ok, you can give the microphones to the guys. Allora, adesso cambiamo di nuovo argomento e parliamo di etica. Che cos'è l'etica? L'abbiamo un po' sentito dire da diverse persone, dall'amica della commissione, da Dario Tamburrano. È un argomento trasversale quando si parla di guida autonoma e in generale di intelligenza artificiale, perché l'etica comunque stabilisce le regole sulle basi delle quali noi dobbiamo programmare i famosi algoritmi. L'algoritmo non è una cosa campata per aria, ma è una cosa reale che gestirà e già gestisce tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, anche se noi non lo sappiamo. L'algoritmo è scritto dall'uomo, ma poi da quel momento agisce autonomamente. L'algoritmo si sviluppa autonomamente, ragiona autonomamente per arrivare da un input dato ad un output che non si sa bene quale potrebbe in realtà essere. Allora, io da qui comincerei su quello che è un po' l'impatto della guida autonoma sulla vita della persona. Quindi abbiamo qua un professore che si occupa di psicologia, fa parte dell'ordine degli psicologi del Lazio, Pierluigi Cordelleri.
Allora, Pierluigi. No, no, puoi rimanere lì. Sì, sì, tranquillo. Cerchiamo di rimanere in un salotto di famiglia, nessuna formalità. Sì, buonasera a tutti. Allora, per Luigi, l'algoritmo è un robot e nel livello 5 la persona a bordo non avrà più alcun controllo delle decisioni di guida. Non credi che a livello psicologico possa essere difficile questa totale perdita di controllo? Beh, innanzitutto buonasera, dicevo, e grazie Leonardo per questa ospitalità in questo luogo così bello. Sì, sicuramente sì. La tua domanda già presuppone una risposta ed è autoevidente. È chiaro che quando viene a mancare la dimensione del controllo aumenta inevitabilmente la percezione del rischio. È una sorta di mediatore, no? Immaginiamocelo come una sorta di mediatore. Ogni evento dove io perdo il tema del controllo chiaramente aumenta o rischia di aumentare la percezione del rischio. Noi ad esempio stiamo pubblicando adesso su una rivista che è Transportation, una nostra ricerca che misura quanto il mezzo, ad esempio, i differenti mezzi possono contribuire nella percezione del rischio. Mezzi che hanno una maggiore manovrabilità, usabilità, in realtà vanno a incidere fortemente, anzi non tanto nella percezione sul rischio, ma su una dimensione che è ancora più preoccupante, che è quella della preoccupazione rispetto al rischio, che è un maggior predittore del comportamento. Quindi sicuramente sì. O per fare un altro esempio, accenno soltanto, in psicologia è studiato ormai da tempo un processo cognitivo che si chiama locus of control, cioè vale a dire la dimensione con cui io valuto ogni evento riferito alla mia vita. Ogni evento riferito alla mia vita viene valutato in base di rispetto all'aspetto della controllabilità. Esempio, devo sostenere un esame, quanto il risultato di questo esame dipende da me, quindi da quanto studio, da quanto mi impegno, dalle cose che faccio, da come organizzo il materiale, oppure da aspetti che sono esterni a me, quindi dal fato, dalla fortuna, dalle domande che mi fa il professore, dal suo umore quel giorno e così via. E questo, capite bene, ha un'influenza profonda su molti aspetti concomitanti, anche l'aspetto motivazionale, perché se è esterna a me quella condizione, chiaramente si abbassa il livello motivazionale. Non è una ragione. E guardate, provate per un secondo soltanto a trasferire questo concetto sul tema della sicurezza stradale. Quando lavoriamo sul fattore umano, lavoriamo molto su queste convinzioni profonde, perché i ragazzi, quando si va nella scuola, hanno forti convincimenti spostati in esternalità. L'incidente, se deve capitare, capita. Questa è una delle considerazioni più diffuse e questo incoraggia fortemente la non assunzione di comportamenti di rischio. Andiamo però oltre, immaginiamo quelli che possono essere gli aspetti in cui la mancanza di controllo interferisce rispetto all'accettazione o meno della guida autonoma. La mancanza di controllo interferisce anche su aspetti che riguardano ad esempio il vissuto di libertà. La guida autonoma, se io mi appoggio alla guida autonoma, mi priva della libertà della guida. Oppure il piacere. Non dimentichiamoci che la dimensione legata al controllo è una dimensione che ci permette di esperire il piacere e si perde così anche il piacere della guida. È un altro aspetto che può contrastare l'accettazione sociale della guida autonoma. E poi non dimentichiamoci un ulteriore aspetto. Quando a livello immaginifico pensiamo che una cosa può smarrisce il controllo, possiamo ritenere che questa abbia un'intenzionalità che è addirittura avversa alla nostra. Prima abbiamo visto una serie di filmati, di film tradizionali, ma se pensiamo a trame narrative che riguardano Frankenstein fino a Terminator, la trama è sempre la stessa. Il creato si contrappone al creatore, perdiamo il controllo e quello si rivolge contro di noi. Se ci pensate, una delle trame narrative in fantascienza, prima si citava Asimov, Leonardo, ma Asimov ha tentato di recuperare, di lavorare su questo aspetto, ma non c'è riuscita. Questa dimensione immaginifica è un po' rimasta, è fortemente rimasta. Quindi questi sono tutti aspetti che possono ostacolare. Però io invito a fare una riflessione ulteriore. Attenzione, perché questi aspetti contribuiscono sì, ma affinché questo scenario della guida autonoma sarà uno scenario generico, ipotetico, riferito al futuro. Nel momento in cui noi incontreremo questa tecnologia dal vivo, cioè la percepiremo in strada, questi aspetti che sono prettamente immaginifici tenderanno a diminuire, a sgonfiarsi. Cioè quelle interviste che prima tu hai mostrato, dove queste persone mostravano queste resistenze, probabilmente nel momento in cui contatteranno la tecnologia, molte di quelle resistenze
tenderanno in qualche modo a edulcorarsi, a sparire, a scomparire, proprio perché non dovranno più confrontarsi con questi fantasmi che un po' brevemente vi ho raccontato, cioè questi aspetti che incidono fortemente sul vissuto di rischio. Aggiungo un altro aspetto: i sondaggi che a oggi sembrano denunciare una mancata accettazione della guida autonoma sono molti. Le tue interviste anche su quello mi sembrava si spostassero molto su un'accettazione rispetto ad altri sondaggi che invece si raccontano storie un po' diverse. Però attenzione, secondo me rischiamo un po' anche rispetto alla tua domanda. Noi raccogliamo con quella domanda quella che è un'opinione sociale, cioè raccogliamo quello che è il nostro approccio rispetto alla tecnologia. Tecnologia sì e tecnologia no. Noi dobbiamo fare un passo ulteriore. Noi dobbiamo, secondo me, entrare su aspetti un pochino più approfonditi. Allora spiegare alle persone, ad esempio, dove la guida autonoma può venire incontro a quelli che sono gli elementi, come dire, di desiderio, di aspettativa rispetto alle persone. Quindi uscire da questa opinione sociale che rischia di essere un po' superficiale. Soltanto così magari le persone si potranno rendere conto che non solo la guida autonoma non è costrittiva, non limita la mia libertà, ma addirittura mi apre prospettive nuove. Grazie. Luigi. Ovviamente quando si parla di limitazione di libertà si entra nel settore giuridico. Allora io qui vorrei chiedere all'amico Stefano Crisci, avvocato di grido, posso dirlo, che cosa ci sono quindi le responsabilità, quindi gli ambiti di competenza, quindi degli aspetti giuridici che regolano in qualche modo questi ambiti di competenza. Che cosa un microfono? Ce l'ho. Ah, ce l'hai, ok, perfetto. Che cosa ci puoi dire dal punto di vista giuridico su questa nuova prospettiva di responsabilità del guidatore o del conducente, o come lo vogliamo chiamare? Allora, innanzitutto grazie per questo bellissimo invito in questo scenario assolutamente, veramente interessantissimo, anche questo modo di presentare. Sarà il primo di una lunga serie, spero, perché sicuramente dovrà esserci una lunga serie di questi convegni, perché c'è bisogno di approfondire, abbiamo visto oramai a tutto campo e in tanti settori intercorrelati e correlati fra loro. Ma io voglio, diciamo, dire qual è l'aspetto del giurista, l'interesse, la suggestione del giurista è quella, specialmente in relazione a quello di cui mi occupo, diciamo la responsabilità è un settore più civile, di diritto civile. Io mi occupo di diritto amministrativo, insegno, sono professore all'Università La Sapienza di Roma di Economic Constitution, ho seguito fino a pochi anni fa, ho avuto la cattedra di Economic Constitution e adesso ho Market Regulation, quindi regolazione dei mercati. E, è ovvio che per me il focus giuridico, che secondo me sta comunque accanto e o prima o comunque mentre, deve essere tenuto conto, se ne deve tener conto sempre, tanto che ho immaginato la figura del Digital Legal Architect che deve lavorare insieme ai tecnici, e quello della libertà di iniziativa privata, perché non dimentichiamoci che tutto questo sviluppo tecnologico poi porterà gli imprenditori a vendere dei prodotti, no? E questo già succede adesso. E mio figlio di 5 anni ha detto: mamma, ma oggi è il domani di ieri, chiedendo di un, di un pacchetto che doveva arrivare, e oggi siamo già nel domani di ieri, ci sono già questi prodotti, come ben sappiamo tutti qui presenti hanno questi prodotti che dovranno entrare in commercio, le macchine saranno dotate di questo, e quindi l'articolo 41 ci dice: l'iniziativa economica privata è libera. Ma attenzione, il secondo comma dice: non può svolgersi assolutamente in contrasto con l'utilità sociale o in modo da essere di danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi, se pure, diciamo, l'etica che richiamo in questo momento può sembrare un controsenso rispetto a una macchina, perché come tu hai detto, l'algoritmo che cos'è? L'intelligenza artificiale che cos'è? Se non un metodo di correlazione di una serie di dati, big data, che vengono correlati attraverso un procedimento che si chiama machine learning e poi deep learning, ma secondo quell'algoritmo che viene descritto, disegnato e progettato prima. E allora in quell'algoritmo
l'interesse dello studioso è che ci siano tutti i gli ingredienti che ci devono essere. Non dimentichiamo, l'abbiamo detto, è stato detto, big data, GDPR, privacy, cyber security, blockchain, tutto questo influenzerà sicuramente, ma ecco, questi dati, le libertà fondamentali, i diritti fondamentali, tutto ciò che abbiamo raggiunto col diritto del mondo civile in tanti anni di storia deve essere in qualche modo inserito in quell'algoritmo perché venga rispettato. Certo, non sarà possibile, perché una macchina non potrà avere l'etica e discernere, decidere in un momento di instabilità o in un momento in cui ci sarà veramente un accadimento estraneo e improvviso, ma certo si potrà fare di tutto per cercare di evitare. Quindi contestualmente e contemporaneamente, nel mentre si sviluppa tutta la tecnologia, questo deve essere messo in correlazione con il rispetto di tanti elementi. Non ci deve essere discriminazione, non ci deve essere assolutamente, appunto, discriminazione né secondo l'etica, perché l'etica abbiamo visto che in diverse regioni del mondo cambia a seconda di come sono abituate, nel nord, in oriente o nel sud del mondo. Nel caso di scelta, nel famoso trolley case, di scelta se investire un gruppo di persone o sacrificare il passeggero in caso di incidente, qualcuno risparmia quello più ricco anziché il bambino. Ci sono varie teorie. Insomma, quello che voglio dire è che l'etica e la condotta umana poi sono diverse, e quindi l'equilibrio fra automazione e diritti fondamentali deve essere raggiunto, ma non è assolutamente facile. Se ne è occupata comunque, come è stato detto, l'Unione Europea, con delle linee guida che sono uscite il 18 dicembre 2018, con risoluzioni guida autonoma e nei trasporti europei, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa con la privacy. Quindi problemi di responsabilità ce ne saranno tantissimi, vanno seguiti insieme. Ci sarà scusate, ecco, la cosa fondamentale è che queste linee guida hanno stabilito rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, imparzialità ed equità, ma soprattutto al centro, e ho concluso, deve esserci sempre l'uomo. Quindi io, che ho fatto almeno 8 incidenti, di cui 4 quasi mortali, sono assolutamente d'accordo sulla guida autonoma, ma forse in quella fase 3-4 sarebbe bello avere un tasto per poter decidere e discernere, ma è assolutamente fondamentale per me. Grazie. Grazie Stefano. Allora, adesso continuiamo sul tema etica e accettazione sociale con la professoressa Moschini, che eccola qua. Professoressa Moschini, allora abbiamo detto che l'etica è una variabile, giusto? È una variabile perché l'etica si basa su alcuni valori che sono definiti a seconda della cultura, della religione, dove si vive, dell'epoca. I valori etici sono cambiati nel corso dei secoli. Quello che era un valore morale 300 anni fa non lo è più adesso, e probabilmente sarà diverso fra 100 anni. Cosa ci dice? Intanto si presenti, ci faccia conoscere chi è. Buonasera a tutte e buonasera a tutti, sono Laura Moschini, mi occupo appunto di etica sociale e di studi di genere, quindi sono argomenti tutti abbastanza disobbedienti, se vogliamo, un po' discordanti da quello. Corro perché devo dire tante cose, ho preso degli appunti e li ho anche implementati. Per prima cosa vorrei dire, riflettiamo un attimo su cosa si intende quando parliamo di etica. Può sembrare un argomento scontato, comunque innanzitutto va detto che non parliamo di morale, quindi non parliamo di sistema di regole e non parliamo quindi di certezze. Noi parliamo invece del punto di vista etico, anche Leonardo mi aveva chiesto di parlare a proposito delle situazioni di emergenza, soprattutto rispetto alla guida autonoma, quindi un ambito piuttosto delicato. Quindi
È proprio, diciamo, lì che l'etica si impatta maggiormente, perché noi dobbiamo, secondo i criteri etici, capire di che cosa abbiamo bisogno noi, di che cosa desideriamo noi, per comprendere quello di cui hanno bisogno gli altri e cosa desiderano gli altri. Tutto questo al fine di raggiungere uno stato di benessere, o meglio di felicità. Tutto questo naturalmente avviene in un ambito sociale, dove per raggiungere queste finalità noi dobbiamo agire in modo consapevole e responsabile. L'etica nasce quindi per questioni che riguardano la persona umana e la sua vita nella società, una persona in carne ed ossa, con tutte le sue peculiarità e differenze, inserita, come è normale, in una complessità di relazioni anche economiche, e non riguarda invece l'idea, l'astrazione della persona o della concezione di società, quindi neanche riguarda i modelli che della persona, dell'individuo e della società si fanno. Tutto ciò premesso, quando si tratta di parlare di situazioni di emergenza nella guida autonoma, e quindi di quali indicazioni noi dobbiamo fornire ai veicoli su come comportarsi, naturalmente noi partiamo da generalizzazioni, quindi da modelli, perché non possiamo fare altro, e come è stato detto, però noi partiamo nel fornire questi dati per la creazione di algoritmi naturalmente dal nostro contesto valoriale, perché da quello noi veniamo fuori. Di conseguenza l'algoritmo che uscirà sarà comunque parziale, perché rappresenta un determinato contesto valoriale e una determinata concezione. Anche quelli predittivi, naturalmente. Se poi mi vorrete fare una domanda vi spiegherò perché. Allora, le modellizzazioni, avrei voluto portarlo ma non ho fatto in tempo, vi invito a vedere la Moral Machine, il cosiddetto gioco che ha prodotto l'MIT su proprio questioni morali. Allora, la Moral Machine inizia con un dover giudicare chi salvare e chi fare fuori in caso di emergenza. Quindi preferisci andare a sbattere contro una cosa di cemento, morire tu e chi è con te, oppure ammazzare un cane, un gatto, delle persone, e tra le persone preferisci quelle grasse oppure preferisci l'atleta? Ecco, questo è il Moral Machine dell'MIT. C'è anche il dilemma, il trolley dilemma di cui hanno parlato prima, o il cosiddetto problema del carrello ferroviario, cioè c'è un treno senza freni, sta su un binario, bisogna scegliere se mandarlo su un binario e ammazzare una persona oppure mandarlo su un altro e ammazzarne cinque. Questi sono praticamente le esercitazioni che vengono proposte per cercare di capire come arrivare a delle conclusioni etiche che possano comprendere un po' le emergenze. Allora, io ho finito. Secondo l'etica, quindi, non c'è una certezza. Io vi ho buttato lì dei stimoli di pensiero. Però solo un invito. Si è parlato di educazione alla cittadinanza, si è parlato di educazione la ACI, no? Con la guida, io assolutamente inviterei a pensare all'educazione stradale nelle scuole, fin da piccoli e da piccole, perché noi ci muoviamo in un ambito e dobbiamo imparare sia a guidare un mezzo, sia ad andare a piedi, perché certo, anche quello va insomma considerato. Grazie professoressa. Qua approfitto per ricordare che il Comune di Roma, Stefania Pisanti,
sta portando avanti un programma di educazione nelle scuole che si chiama Desire, dove loro stanno andando nelle scuole medie inferiori per insegnare proprio quello che diceva la professoressa, quindi le basi del comportamento su strada, ma non solo su strada, ma anche del pedone, perché anche il pedone è un utente stradale, stradale sembra brutto, utente del marciapiede, utente di qualsiasi pertinenza che abbia a che fare con le strade. Adesso facciamo vedere un video che spiega un po' quello che diceva la dottoressa sul The Moral Machine, cioè la macchina morale, su quel tipo di scelte in casi di emergenze, che cosa sceglie la macchina, che cosa sceglieremmo invece noi, se conviene ammazzare un vecchietto o ammazzare un bambino, ammazzare un gatto o ammazzare una signora, ammazzare uno grasso, hanno ammesso anche questo, oppure un manager. Se possiamo partire con la regia col video, grazie. This is a thought experiment. Let's say at some point in the not-so-distant future, you're barreling down the highway in your self-driving car, and you find yourself boxed in on all sides by other cars. Suddenly, a large, heavy object falls off the truck in front of you. Your car can't stop in time to avoid the collision, so it needs to make a decision. Go straight and hit the object, swerve left into an SUV, or swerve right into a motorcycle. Should it prioritize your safety by hitting the motorcycle? Minimize danger to others by not swerving, even if it means hitting the large object and sacrificing your life? Or take the middle ground by hitting the SUV, which has a high passenger safety rating? So what should the self-driving car do? If we were driving that boxed-in car in manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that, a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide. Now, to be fair, self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation. Plus, there may be all sorts of other benefits: eased road congestion, decreased harmful emissions, and minimized unproductive and stressful driving time. But accidents can and will still happen, and when they do, their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policymakers. And they'll have some difficult decisions to make. It's tempting to offer up general decision-making principles like minimize harm, but even that quickly leads to morally murky decisions. For example, let's say we have the same initial setup, but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right. Which one should your robot car crash into? If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then aren't you penalizing the responsible motorist? If instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly, then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm, and the robot car is now meeting out street justice. The ethical considerations get more complicated here. In both of our scenarios, the underlying design is functioning as a targeting algorithm of sorts. In other words, it's systematically favoring or discriminating against a certain type of object to crash into. And the owners of the target vehicles will suffer the negative consequences of this algorithm through no fault of their own. Our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas. For instance, if you had to choose between a car that would always save as many lives as possible in an accident, or one that would save you at any cost, which would you buy? What happens if the cars start analyzing and factoring in the passengers of the cars and the particulars of their lives? Could it be the case that a random decision is still better than a predetermined one designed to minimize harm? And who should be making all of these decisions anyhow? Programmers? Companies? Governments? Reality may not play out exactly like our thought experiments, but that's not the point. They're designed to isolate and stress test our intuitions on ethics, just like science experiments do for the physical world. Spotting these moral hairpin turns now will help us maneuver the unfamiliar road of technology ethics and allow us to cruise confidently and conscientiously into our brave new future.
Allora, mi scuso per chi non ha familiarità con l'inglese, però questi sono dei video di questi TED che riescono a spiegare con poche parole e anche con delle immagini dei concetti non sempre molto facili. Adesso noi ci riposiamo un attimo, cioè io mi riposo un attimo, e ci divertiamo 5 minuti, 10 minuti con i nostri amici dei Baccarox, con altre bellissime canzoni dei Beatles. Prego i Baccarox. Thank you.
like a Babylon. Everybody tell me so. Tell me that you want a kind of thing. The money's just come by. Cause I don't catch you. Months for money, money. Come buy me low. Come buy me low. Low. Come buy me low. Grazie. Allora, ecco, abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, vedo che le fila si sono diradate, le defezioni. Allora, i prossimi temi di cui parleremo è il problema della cyber security e il problema della nuova mobilità grazie alla guida autonoma. Partirei subito con la cyber security perché c'è una persona, un nostro ospite che deve andare via. Prego il microfono. Microfono. Lui. Grazie. Allora, ti puoi presentare, ci dici cosa fai? Sì, buonasera a tutti, io sono Samuele Foni, lavoro presso il gruppo Thales, che sarebbe la Leonardo Finmeccanica francese per chi non la conoscesse, e negli ultimi anni mi sto occupando della cyber security in tutti i sistemi di trasporto, nelle infrastrutture di trasporto. Con Leonardo, che mi ha invitato e che ringrazio per avermi invitato a parlare a questo speech, ora mi dispiace perché tra poco ho il treno e quindi dovrò andarmene a riprendere il treno per tornare a Firenze. Comunque, Leonardo mi ha chiesto di parlare a livello di infrastruttura, per così dire, di cyber security.
perché la cyber security non si applica soltanto al veicolo a guida autonoma in sé per sé, ma anche a tutta l'infrastruttura che ci sta intorno, partendo dalle smart road per andare poi alle smart city e a tutti i smart device in generale che intervengono, interagiscono con i veicoli a guida autonoma, così come le infrastrutture di telecomunicazione. Diciamo che i primi aspetti da tenere in considerazione quando si va a mettere in sicurezza un'infrastruttura di questo tipo sono due. In primo luogo occorre capire qual è il sistema che dobbiamo mettere in sicurezza. In particolare quando parliamo di smart road, parliamo, o anche di smart city, parliamo di un sistema che è al contempo un sistema critico, perché dei guasti o dei fault in generale a un sistema di questo tipo possono comportare delle morti, quindi problemi di safety. È un sistema complicato perché è un'infrastruttura complessa dove insistono tantissimi dispositivi eterogenei, tantissime tecnologie e protocolli eterogenei, ed è anche un sistema complesso. Per capire la differenza che sussiste tra un sistema complesso e uno complicato, basta pensare al fatto che, per esempio, fare una tazza di tè è un sistema complesso perché con gli stessi input ottengo degli output estremamente diversi, mentre un sistema complicato è semplicemente difficile da portare a termine, ma quando ci riesco ottengo sempre, partendo dagli stessi input, sempre lo stesso output. La seconda cosa importante che devo guardare, oltre al tipo di sistema, è il rischio. Io devo avere una percezione elevata di tutti i rischi cui è esposta un'infrastruttura, come quella delle smart road. Partendo da questo, possiamo andare a stabilire quelle che sono delle contromisure di cyber security. In primo luogo, visto che abbiamo a che fare con dei sistemi critici e complicati, occorre stabilire una lista di quelle che sono delle linee guida, delle best practice di cyber security che si applicano in vari contesti, la protezione dei dati in transito, la protezione dei dati all'interno delle basi di dati, delle banche dati e dei dati in movimento in generale e in uso. Ma non solo la protezione dei dati, abbiamo tutti gli attacchi di software tampering, quindi occorre evitare che venga modificato il software dei dispositivi e altri attacchi di questo genere. Ed è per questo che la prima cosa da fare è quella di costruire un framework, ma per costruire un framework bisogna tenere presente tutti i rischi che devono essere messi in sicurezza attraverso un'analisi del rischio preventiva. Per fare un'analisi del rischio preventiva occorre effettuare un lavoro di risk assessment, di risk analysis iniziale, e fare un modello di una modellazione delle minacce che ci sono per poter mettere in sicurezza l'infrastruttura. Io porto come esempio un esempio concreto di questo lavoro che è stato fatto. Nel campo dell'automotive abbiamo lavorato in collaborazione col professor Pagano del CNIT, che vi parlerà poco dopo di me, e insieme a lui abbiamo cercato di mettere in sicurezza l'infrastruttura ITS G5 che viene utilizzata per realizzare un'infrastruttura di guida autonoma basata su una serie di sensoristica dell'Internet of Things. Per farlo abbiamo fatto un'analisi del rischio basata su un'attività di penetration testing avanzato, e partendo da quello abbiamo ottenuto una piena consapevolezza di quelli che erano i rischi all'interno dell'infrastruttura, per poi passare alla messa in sicurezza. Concludo dicendo l'ultima cosa, anche perché ho finito il tempo. L'ultima cosa che vi volevo dire è che questo serve per mettere in sicurezza i sistemi critici e complicati. Non ho detto come mettere in sicurezza il sistema complesso. Per mettere in sicurezza un sistema complesso occorre andare oltre, e la sfida è quella di utilizzare tecniche olistiche come quelle dell'intelligenza artificiale, che ancora però non sono, diciamo, abbastanza mature per essere applicate.
ma è una sfida che stiamo cogliendo e stiamo portando avanti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Leonardo per prego, l'invito. Prego, buon rientro a Firenze. Ciao. Facciamo un attimo, voglio farvi vedere un attimo una cosa, perché vedete quelle sedie lì, non sono lì per far sedere i fantasmi, ma sono per farvi provare la guida del modulo virtuale che abbiamo qui, Tommaso Jäger. Se Tommaso ci spieghi velocemente cos'è, così intanto che noi andiamo avanti le persone possono cominciare a fare la prova. Sì, volentieri. Chi sei? C'è un video, mi pare. Sì, no? fai partire il video di sottofondo. Next. Sì. Next. Allora, cogliendo un po'... Può abbassare un po'? Ok. Cogliendo un po' quello che si diceva prima, cioè la questione se la guida autonoma può diminuire o aumentare il traffico, qui la questione è interessante, nel senso che per esempio già Uber, già dei mezzi di trasporto che sono, non in Italia, però in alcuni posti più economici del taxi, rendono il fatto di prendere questo mezzo di trasporto pseudo privato, nel senso che poi alla fine c'è solo una persona al suo interno, molto più facile. Quindi se in futuro, dato che il 70% del costo di un taxi è il costo del guidatore, il taxi sarà praticamente gratuito, quasi tutti vorranno prendere un mezzo tipo il taxi, quindi questo è un altro dei motivi per cui la guida autonoma potrebbe causare più traffico di quello che si immagina ne possa invece portar via. Allora noi abbiamo tentato di creare una sorta di ibrido tra il taxi e l'autobus, di fatto praticamente separando in 6 unità quello che è un autobus da 12 metri. Quello che vedete è in pratica una sezione di un autobus, che però, come vedete qui, si può agganciare ad altre sezioni. Quindi una di queste sezioni può venire a prendere singolarmente il passeggero a casa. Per esempio, se abita in una zona suburbana, generalmente fa fatica a prendere un mezzo di trasporto pubblico. Allora prende la macchina privata. In questo caso, il singolo veicolo va a prendere la persona. Dopodiché, però, nelle arterie principali succede qualcosa di completamente innovativo che non è mai esistito, è una sorta di aggancio in movimento e di ridistribuzione delle persone. È quello che la New York University, che ha fatto uno studio su questo, l'ha chiamato in route transfer, cioè trasferimento di passeggeri in movimento. In pratica è come se la fermata dell'autobus non fosse più una fermata statica a cui devo arrivare con i miei mezzi personali, ma fosse di fatto il mezzo stesso. I mezzi si agganciano tra di loro, le porte si aprono, si crea un corridoio intermedio in cui posso muovermi e raggrupparmi con altre persone che vanno esattamente nella mia destinazione. Questa cosa è estremamente frequente di mattina andando verso il centro della città e il traffico del commuting giornaliero è quello che crea il più traffico in assoluto. Quindi nella simulazione che potete adesso provare qui alle mie spalle, vedrete che cosa si prova ad essere dentro uno di questi veicoli, agganciarsi ad un altro veicolo e trasferirsi, muoversi fisicamente facendo 2 passi, dentro il veicolo che fungerà da autobus che va verso il centro della città. Grazie Tommaso. Allora, chi vuole provare l'esperienza virtuale, intanto che noi andiamo avanti, si può accomodare. Allora, continuiamo con la cyber security. Chiamerei il mio amico Saverio Palchetti a raccontarci un po' dei pericoli dell'intrusione esterna dentro i sistemi intelligenti e come questo può essere un danno e un pericolo per le persone. Saverio. Grazie Leonardo, ovviamente complimenti per questa splendida iniziativa, un po' frustrante perché quando sentiamo certe cose ci viene voglia di muoverci, insomma. Quindi, però, chiaramente mi occupo di security, sono un ingegnere civile, vengo da un passato trascorso alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove mi sono occupato di security in vari campi, in campo ferroviario, in campo marittimo. E adesso in campo stradale sono all'ANAS e quindi mi occupo, sono presidente di una task force internazionale dell'Associazione Mondiale per la Strada, quindi una task force sulla sicurezza security delle infrastrutture e anche di un gruppo di lavoro sulla cyber security all'interno
dell'ANAS nell'ambito del Comitato Italiano dell'Associazione Mondiale per la Strada. Evidentemente, come dire, mi associo a, come dire, occupandomi di minacce, occupandomi, diciamo, di un contesto critico internazionale che vede le infrastrutture, ma vede anche i mezzi al centro di interessi che non sono del tutto interessi, diciamo così, amichevoli, anzi stiamo parlando di terrorismo, criminalità, atti dolosi, stiamo parlando di security. Quando parliamo di security, che cosa intendiamo? Intendiamo tutto ciò che diciamo, riguarda la sicurezza, però legata a fatti volontari, a fatti intenzionali, a, diciamo, situazioni che vengono provocate dall'esterno, differente dalla safety, chiaramente, perché la safety, sapete, riguarda invece fatti che sono invece accidentali. Allora, parlando di minacce, parliamo quindi di un contesto che in questo momento preoccupa, condivido anche le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare europeo che abbiamo sentito prima, con quale ho anche scambiato alcune battute. Insomma, la situazione sotto il profilo delle aggressioni e degli attacchi, soprattutto nel mondo cyber, è praticamente, come dire, sta crescendo a ritmi vertiginosi, soprattutto nel mondo dei trasporti. Parlando, diciamo, quindi della situazione, diciamo, dei mezzi autonomi, le preoccupazioni sono alte, perché stiamo parlando di mezzi che possono essere hackerati. Voi immaginate cosa potrebbe succedere se un hacker prende il controllo di una vettura e naturalmente la guida secondo dei criteri che possono essere del tutto arbitrari, anche, diciamo, ovviamente fattore di grave rischio, di grave pericolo. In questo contesto, in questo momento, voi sapete che il terrorismo internazionale è legato soprattutto a atti che sono, diciamo, non più, per fortuna, diciamo, grazie anche agli interventi delle forze di polizia, diciamo, d'Europa in particolar modo, con bombe, mitragliatrici e pistole e cose del genere, ma soprattutto vengono utilizzati mezzi facili, e gli automezzi, le vetture sono considerati mezzi facili. Abbiamo visto recentemente a Londra, l'anno scorso, c'è stato un attentato al palazzo del Parlamento a Westminster, dove appunto una vettura ha cercato di infiltrarsi. Quindi noi abbiamo un quadro della minaccia legata alle vetture e ai mezzi in generale, che è, diciamo, trattasi di mezzi che possono essere usati come armi, oppure trasportare elementi, diciamo, di pericolo, quindi esplosivi, merci pericolose, diciamo, e in questo modo possono penetrare, possono infiltrarsi, possono tentare di forzare barriere, e quindi il quadro che abbiamo è un quadro, diciamo, sicuramente di pericolo. La parte, diciamo, l'aspetto cyber, vedo che il tempo scorre, è evidentemente correlato a questa situazione, perché se immaginiamo e, diciamo, i rischi a cui ancora siano esposti molte anche delle infrastrutture o anche delle semplici strutture organizzative interne di un'azienda, abbiamo rischi che sono legati semplicemente alle infiltrazioni e agli attacchi cyber che sono all'ordine del giorno. Quindi la sensibilità dal punto di vista della cyber security è bassa, la consapevolezza è bassa, quindi le preoccupazioni sono molto alte, e naturalmente il problema, diciamo, come dicevamo prima, abbiamo sentito anche, non è immediato, non è domani, però la tecnologia va avanti e tutto il mondo si è mobilitato, soprattutto il mondo dell'intelligence. Posso dirvi, insomma, che a livello internazionale tutte le intelligence stanno facendo progressi, e comunque in prospettiva si stanno attrezzando per questo. Ho concluso. Grazie Saverio. Allora, adesso chiudiamo il tema della cyber security con l'amico Chiappetta, che non so dove sia localizzato. Eccolo qui, grazie. Allora. Grazie Leonardo. Prego, allora raccontaci un po' il tuo punto di vista sul tema degli attacchi cyber. Allora, innanzitutto complimenti per l'iniziativa, perché è un format bellissimo e spero che si ripeta presto. Aggiungo qualche cosina in merito a quello che diceva Saverio, che aveva un po' anticipato anche il collega prima di Thales. Magari piccola premessa, rappresento una società che si chiama Aspisec, che è la mia,
che si occupa di cybersicurezza in ambito nazionale e protezione delle infrastrutture critiche. Il tema delle auto connesse è un tema molto vasto e importante, che possiamo dire che è nato ormai già nel 2007, se non sbaglio. Se ne parla da allora, dove il DARPA, che sarebbe un'agenzia di ricerca del Ministero della Difesa americano, aveva già iniziato questo tipo di approccio proprio per un utilizzo e un impiego tattico in ambito militare. Dopodiché si è sviluppato e si sta sviluppando, è noto abbastanza nel mondo, sul lavoro che sta facendo Tesla ed Uber sulla mobilità connessa in qualche misura, e ci sono stati anche i primi attacchi sulle auto. Oggi le nostre auto sono totalmente considerabili come dei computer, e come tali possono essere oggetto di attacchi da parte di terzi. Chrysler ha dovuto richiamare oltre 500.000 di macchine proprio perché avevano delle vulnerabilità. Queste vulnerabilità si riconoscono in due o tre aspetti che mi sento di citare e dare come spunti. Il primo è sicuramente che probabilmente si va sul mercato in maniera troppo rapida proprio per rispondere a un'esigenza, e tante volte non si dà la corretta attenzione ai software di sicurezza. La seconda è che non vengono utilizzati magari strumenti di aggiornamento, quindi le famose patch. Avete avuto magari più contezza degli attacchi avuti nei mesi passati con i ransomware, Petria piuttosto che altro, figli di che cosa? Del non aggiornamento. E l'ultimo punto, che è quello di cui si occupa la mia azienda, è la firmware security, ovvero la messa in sicurezza di quei comandi che sono tra il software e l'hardware. Quindi sono delle cose molto complesse che meritano tanta attenzione. In termini di evoluzione, se non ricordo male, il 1 febbraio 2019 abbiamo raggiunto 1 miliardo di chilometri guidati da auto totalmente autonoma. Questo è un dato sicuramente importante. Qualcuno di voi prima citava l'impiego di intelligenze artificiali e reti neurali, che sono quelle condizioni fondamentali e necessarie per far sì che quest'auto sia autonoma in senso totale. Per fare questo però cosa serve? Serve molto training, e quindi il famoso miliardo fatto adesso di chilometri percorsi è solo un inizio, perché queste macchine devono fare incamerare tanti dati per poi essere in grado di poter affrontare le problematiche che si possono incontrare, come si sono incontrate. Uber, nel suo test che ha svolto, ha avuto un incidente stradale dove ha investito un pedone, proprio perché queste auto connesse non erano totalmente tarate o avevano quell'intelligenza artificiale in grado di riconoscere un esempio. Parlavo con un amico e collega, per esempio, della problematica anche culturale barra religiosa. Perché dico questo? Perché in India, citavamo prima, parlando tra di noi, il ruolo di una mucca è molto più importante di una persona, e quindi la macchina che guida, se incontra una mucca, è una persona. Chi salva, per esempio? È un tema che ci dobbiamo porre, e non è una stupidaggine. Un altro incidente che si è verificato, in questo caso dal guidatore, e si è verificato invece con gli esempi di Tesla, che ha avuto invece un incidente causato dalla guida della macchina, che ha tamponato un'altra macchina perché non è riuscita a vedere bene cosa aveva di fronte. Quindi, che dire, è un tema bellissimo e molto importante. Smart road e auto connesse sono in maniera ineludibile qualcosa che noi dovremmo far affrontare nei prossimi anni. La cosa che mi piacerebbe è vedere che ci sia sicuramente un'interazione sempre più forte tra il pubblico e il privato, mettendo a disposizione quindi quelle infrastrutture e quelle conoscenze per poter affrontare in maniera serena e seria e sicura soprattutto quello che sarà poi la guida connessa. E con questo ho quasi finito, perché ho ancora 30 secondi, e mi sento di aggiungere come ultimo aspetto che anche qui i piani industriali prevedono il rilascio di auto a guida connessa tra il 2019 e il 2021, quindi siamo veramente arrivati. Ma in tutto questo noi dobbiamo puntare a un argomento che diceva qualcuno di formare nelle scuole. Sicuramente il tema culturale è il pezzo più importante, avere una visione di come doversi organizzare è strettamente necessario. Bellissimo il progetto di Next che citava prima il ragazzo, e per chiudere, quello che fa Next sostanzialmente molto è fondamentale il ruolo del firmware, ovvero la messa in sicurezza di questi piccoli strumenti. Grazie e mille. Buon proseguimento. Grazie a te. Allora,
saltiamo di palo in frasca. Io vorrei tornare al vecchio, al discorso di che cosa succederà su alcune fasce di cittadini con l'avvento della guida autonoma, in particolare le persone non più giovanissime, le persone anche anziane con dei problemi. Allora vi vorrei chiedere all'amico Festa, che si occupa da tempo di anziani e di come il loro inserimento nella società, come vede questa innovazione tecnologica, come può aiutare la persona non più giovane con delle difficoltà motorie, a livello anche di percezione, a comunque ad essere autonomo nella città? E intanto grazie, sono Guglielmo Festa, sono un sindacalista della CGIL che ha fatto il sindacalista per molti anni e che oggi rappresenta il sindacato dei pensionati. Ringrazio Leonardo per questo invito, perché in questa mia veste io sono doppiamente interessato a queste tematiche. Il primo motivo è per dare una risposta alla questione che Leonardo poneva. La categoria che io rappresento, quella degli anziani e dei pensionati, è molto interessata all'evoluzione di questa materia. E aggiungo, è interessata non solo, diciamo così, al raggiungimento della tappa finale, cioè quella della guida autonoma, ma è interessata anche alle tappe intermedie, perché l'evoluzione tecnologica, già adesso con alcune innovazioni che ci sono sulle macchine più evolute che sono in commercio, già aiuta la mobilità degli anziani e aggiungo anche quella delle fasce dei disabili. E c'è un altro aspetto: quando noi parliamo delle categorie degli anziani e delle categorie dei disabili, dobbiamo pensare alle ricadute positive che questo sviluppo tecnologico può avere su queste categorie, non solo pensando agli anziani e ai disabili come conducenti, ma dobbiamo pensare agli anziani e disabili come pedoni. Sarebbe molto interessante, per esempio, valutare quali sono gli effetti positivi dell'innovazione tecnologica fino alla guida autonoma, per esempio per rendere più sicuri i pedoni negli attraversamenti pedonali. E quindi io credo che anche l'insieme di queste questioni sia un tema di assoluto interesse. Io però sono interessato a questo argomento anche per un'altra ragione, perché una delle preoccupazioni, una delle criticità che Leonardo metteva in evidenza nel suo elencare con la scritta in rosso queste questioni, diceva: ma c'è un tema che riguarda l'impatto occupazionale, e lo dico come sindacalista che in altri tempi mi sono interessato dei problemi di natura occupazionale. Beh, io vi devo dire che certo questo è un problema, però io sono convinto che l'innovazione tecnologica, più che produrre una riduzione dell'occupazione, produce una diversificazione dell'occupazione. Cioè noi dobbiamo pensare che tutte le volte che c'è innovazione tecnologica, certo, si riducono una serie di occupazioni per lo più ripetitive, ma aumentano una serie di occupazioni qualitativamente più elevate, cioè è richiesta un'occupazione più qualificata da questo punto di vista. E io credo quindi che dobbiamo essere interessati a questo risvolto. Molto spesso il saldo non è positivo tra i lavori che vengono meno e quelli innovativi che vengono, però noi dobbiamo lavorare sul fatto. E qui mi aggancio all'ultima considerazione. Guardate, questo progetto è un progetto molto interessante. C'è un rischio però. E qual è il rischio, oltre a tutti quelli che i relatori hanno evidenziato? Il rischio è che, come tutti possono ben pensare, per realizzare questo progetto ci vuole una mole di investimenti, cioè di risorse disponibili per realizzare questo percorso enorme. E in una fase di crisi come questa, io vedo questo come una delle più grosse criticità. E quando penso alla mole di risorse che sono necessarie, non penso soltanto
alle risorse che devono sostenere l'innovazione, della ricerca che produce macchine in grado di, ma penso alle innovazioni che vanno introdotte sul sistema delle infrastrutture e penso al fatto che sia impossibile realizzare questo progetto se non si affronta un problema che in questa fase è stato dimenticato da tutti, che è quello della manutenzione, cioè del rendere il sistema infrastrutturale in grado di reggere un'innovazione di questo genere. Oggi, in una fase di scarsezza delle risorse, le amministrazioni pubbliche, la voce che hanno tagliato, e questa cosa accade in tutti i settori, sono gli investimenti in manutenzione. Chiudo con una battuta. Se non affrontiamo questa cosa, siamo in grado che la guida autonoma a Roma sarà in grado di prevedere la caduta di un albero, frutto anche questo di assenza di manutenzione? Cioè penso che da questo punto di vista il tema delle risorse, cioè di come si sostiene questo processo di innovazione, sia un tema decisivo anche per poter pensare alla sua realizzazione concreta. Vi ringrazio. Grazie mille. Visto che si parla di infrastrutture, mi viene da dire che forse è il caso di parlare di come si pensa a rendere intelligente anche la strada, non soltanto la macchina. Quindi cos'è la smart road, cioè la macchina intelligente? E lo chiediamo a un esperto della materia, Luigi Carrarini, ingegnere di ANAS. Ecco, viene l'angelo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Leonardo di questo invito e complimenti per la location e per l'organizzazione dell'evento. Che cos'è una smart road? Bella parola, dirla in 5 minuti è un po' difficile, cercherò di dare una mia interpretazione, anche perché giustamente il tema che tu poni della guida autonoma, che cos'è una guida autonoma? Se poi ci andiamo un attimo a pensare, è sostanzialmente andare a sostituire l'uomo, che è un centro decisionale, attraverso l'uso di sensoristica che abbiamo a bordo auto. Ora, tutto questo significa praticamente bypassare la volontà umana. E nella concezione tutta moderna degli attuali car maker, di fatto la guida autonoma è macchina centrica, veicolo centrico, cioè quella di andare a inserire una serie di sensoristiche a bordo auto che di fatto vanno a bypassare tutto il centro decisionale dell'uomo. Ora, questa è una visione che io personalmente contesto. Naturalmente posso capire anche gli attuali car maker che naturalmente tendono a spingere su questa perché non conoscono a fondo le infrastrutture, soprattutto quelle italiane. La smart road nasce per essere complementare ai sistemi di guida autonoma. Quindi la smart road non è guida autonoma, ma è soluzioni tecnologiche per la strada da rendere complementari alla guida autonoma. Da questo punto di vista ritengo che il progetto che abbiamo portato avanti ormai da qualche anno, che è concreto, che cercherò in 2 minuti di raccontare, di fatto tende ad avvicinare la strada al veicolo e all'uomo. Una delle parti più importanti su cui si basa il nostro progetto è la connettività. Mi dispiace che è andata via la delegata della Comunità Europea perché avrei polemizzato volentieri con lei, perché effettivamente qualche tempo fa parlava di un atto delegato in cui si sta scegliendo i sistemi di connettività del futuro. Credo che stiamo facendo un salto all'indietro a livello di Comunità Europea perché ci stiamo dimenticando delle ultime tecnologie. Non si parla di 5G ma si parla di G5, una tecnologia wireless vecchissima che l'Europa ci sta imponendo a installare sulle nostre strade. Io personalmente sono per una scelta di tecnologie ibride. Sicuramente il futuro sarà quella di avere più tecnologie a bordo auto e più tecnologie a bordo strada. Quello che stiamo facendo noi sui progetti di cui abbastanza noti, sulle arterie principali, e parliamo di Roma-Fiumicino piuttosto che Grande Raccordo Anulare, Palermo-Catania, la 19, tangenziale di Catania, l'E45, la 51 di Alemagna, insomma circa 3.000 km di strade che nei prossimi 3 anni saranno equipaggiate con una serie di soluzioni tecnologiche, prime fra tutti la connettività, wifi in motion, sistema veicolare di interazione con la strada e veicolo-veicolo e sistemi che tenderanno a rappresentare
una visione tutta digitale della strada. La prima definizione che mi viene in mente di smart road, spesso e volentieri la racconto, è quella: che cos'è una smart road per te? Ma per me la smart road è sostanzialmente una strada che parla con se stessa e parla con gli utenti. Una strada deve raccontarsi per entrare nel mondo digitale, abbiamo bisogno di una serie di sensoristica che portano nel mondo virtuale la strada, la rappresentano, diciamo, in un mondo digitale, la fanno comprendere a una rappresentazione diversa per quanto riguarda il veicolo. Quello che vogliamo fare è proprio questo, avere una rappresentazione digitale delle strade in un nuovo mondo. Qualche giorno fa ho incontrato un signore di Mobilai. Mobilai credo la conosciate, è una delle aziende maggiori che fornisce sistemi di guida autonoma, sostanzialmente collegati a un sistema tutto unico, perché va di fatto a cercare di introdurre i sensori umani, soprattutto quelli legati alla vista, delle telecamere speciali che vanno a leggere tutto l'ambiente circostante sui veicoli e ne rappresentano e li portano in forma digitale. Ecco, da questo punto di vista quello che noi vogliamo fare è proprio questo, avvicinare l'utente alla strada in un concetto di connettività universale, perché la strada per noi deve parlare con il mondo esterno. Internet deve entrare all'interno del veicolo e lo facciamo, domani lo faremo con i veicoli a guida connessa attraverso sistemi che sono tipici e inseriti all'interno dei veicoli, ma nei prossimi giorni potremo già parlare di guida connessa. Quindi di far pervenire all'utente che viaggia sulle nostre strade un'informazione più sicura, meno legata al rumore di fondo che ci fa sbagliare sui veicoli. Ho cercato di essere abbastanza, diciamo, ma il tempo è tiranno. Insomma, una parola sola, quello che stiamo facendo in ANAS è molto concreto. Abbiamo in questo momento investimenti per circa 200 milioni di euro che nei prossimi 3 anni attueremo sulle nostre strade e mi dispiace dirlo, non c'è la Comunità Europea, abbiamo anche convinto la Comunità Europea perché ci ha dato 20 milioni di euro per fare la prima smart road italiana, che è la 2 del Salerno-Reggio Calabria, no, la strada del mare. Allora, prima di passare la parola all'amico Paolo Pagano che ci parlerà, come diceva lui, di connettività e 5G, che cos'è questo 5G, io vi faccio vedere come la macchina autonoma legge la strada, perché è molto interessante il dettaglio in cui il veicolo autonomo ha la capacità di individuare tutti quelli che sono gli ostacoli e le interferenze sulla strada. Prego, regia. Let's spend some time talking about how the car sees the world. So this is our vehicle. It starts by understanding where it is in the world by taking a map and its sensor data and aligning the two. And then we layer on top of that what it sees in the moment. And so here, all the purple boxes you can see are other vehicles on the road, and the red thing on the side over there is a cyclist. And up in the distance, if you look really closely, you can see some cones. Then we know where the cars were in the moment, but we have to do better than that. We have to predict what's going to happen. So here the pickup truck in the top right is about to make a left lane change because the road in front of it is closed, and so it needs to get out of the way. Knowing that one pickup truck is great, but we really need to know what everybody's thinking. So it becomes quite a complicated problem. And then given that, we can figure out how the car should respond in the moment, and so what trajectory it should follow, how quickly it should slow down or speed up. And then that all turns into just following a path, turning the steering wheel left or right, pressing the brake or gas. It's really just two numbers at the end of the day, so how hard can it really be? Back when we started in 2009, this is what our system looked like. So you can see our car in the middle, the other boxes on the road driving down the highway. The car needs to understand where it is and roughly where the other vehicles are. It's really a geometric understanding of the world. Once we started driving on neighborhoods and city streets, the problem becomes a whole new level of difficulty. You see pedestrians crossing in front of us, cars crossing in front of us, going every which way, the traffic lights, crosswalks. It's an incredibly complicated problem by comparison. And then once you have that problem solved, the vehicle has to be able to deal with construction. So here the cones on the left are forcing it to drive to the right. But not just construction in isolation, of course. It has to deal with other people moving through that construction zones as well. And of course, if anyone's breaking the rules, the police are there. And the car has to understand that flashing light on the top of the car means that it's not just a car, it's actually a police officer. Similarly, the orange box on the side here, it's a school bus. And we have to treat that differently as well. When we're out on the road, other people have expectations. So when a cyclist puts up their arm,
It means they're expecting the car to yield to them and make room for them to make a lane change. And when a police officer is in the road, our vehicle should understand that this means stop, and when they signal to go, we should continue. Now, the way we accomplish this is by sharing data between the vehicles. The first kind of most crude model of this is when one vehicle sees a construction zone, having another know about it so it can be in the correct lane to avoid some of the difficulty. But we actually have much deeper understanding than this. We can take all of the data that the cars have seen over time, the hundreds of thousands of pedestrians, cyclists, and vehicles that have been out there, and understand what they look like, and use that to infer what other vehicles should look like and other pedestrians should look like. And then, even more importantly, we can take from that a model of how we expect them to move through the world. So here the yellow box is a pedestrian crossing in front of us. Here the blue box is a cyclist, and we anticipate they're going to nudge out and around the car to the right. Here there's a cyclist coming down the road, and we know they're going to continue to drive down the shape of the road. Here, somebody makes a right turn, and in a moment here, somebody's going to make a U-turn in front of us, and we can anticipate that behavior and respond safely. Now, that's all well and good for things that we've seen, but of course, you encounter lots of things that you haven't seen in the world before. And so, just a couple of months ago, our vehicles were driving through Mountain View, and this is what we encountered. This is a woman in an electric wheelchair chasing a duck in circles on the road. Now, it turns out there is nowhere in the DMV handbook that tells you how to deal with that. But our vehicles were able to encounter that, slow down, and drive safely. Now, we don't have to deal with just ducks. Watch this bird fly across in front of us. The car reacts to that. Here, we're dealing with a cyclist that you would never expect to see anywhere other than Mountain View. And of course, we have to deal with drivers, even the very small ones. Watch to the right as someone jumps out of this truck at us. And now, watch the left as the car with the green box decides he needs to make a right turn at the last possible moment. Here, as we make a lane change, the car to our left decides it wants to as well. And here, we watch a car blow through a red light and yield to it. And similarly here, a cyclist blowing through that light as well. And of course, the vehicle responds safely. And of course, we have people who do I don't know what sometimes on the road, like this guy pulling out between two self-driving cars. You have to ask, what are you thinking? Now, I just fire-hosed you with a lot of stuff there, so I'm going to break one of these down pretty quickly. So what we're looking at is the scene with the cyclist again. And you may notice in the bottom, we can't actually see the cyclist yet. But the car can. It's that little blue box up there. And that comes from the laser data. And that's not actually really easy to understand. So what I'm going to do is I'm going to turn that laser data and look at it. And if you're really good at looking at laser data, you can see a few dots on the curb there, right there. And that blue box is that cyclist. Now, as our light is red, the cyclist light has turned yellow already. And if you squint, you can see that in the imagery. But the cyclist, we see, is going to proceed through the intersection. Our light has now turned green, his is solidly red, and we now anticipate that this bike is going to come all the way across. Unfortunately, the other drivers next to us were not paying as much attention. They start to pull forward, and fortunately for everyone, the cyclist reacts, avoids, and makes it through the intersection. And off we go. Now, as you can see, we've made some pretty exciting progress. And at this point, we're pretty convinced this technology is going to come to market. We do 3 million miles of testing in our simulators every single day. So you can imagine the experience our vehicles have. We are looking forward to having this technology on the road. And we think the right path is to go through this self-driving rather than driver assistance approach because the urgency is so large. You know, in the time I have given this talk today, 34 people have died on America's roads. How soon can we bring it out? Well, it's hard to say because it's a really complicated problem. But these are my two boys. My oldest son is 11. And that means in 4.5 years, he's going to be able to get his driver's license. My team and I are committed to making sure that doesn't happen. Thank you. Allora, qua avete visto che tipo di dettaglio vede questo veicolo. Vede anche gli ostacoli che ancora non si vedono, cioè prevede una bicicletta che verrà da una strada laterale e che il conduttore umano non avrebbe modo di sapere che tipo di ostacolo incontrerà dopo 100 metri. Prevedere addirittura che tipo di persone, perché le migliaia di milioni di casistiche, di tutte le milioni di chilometri percorsi che avete sentito che fa questa macchina,
riesce a definire e a prevedere i comportamenti e quindi i tipi di ostacoli e quindi adottare la guida più sicura per evitare qualsiasi tipo di incidente. Adesso io passerei all'ultimo tema. Dobbiamo parlare di 5G. 5G, che è una cosa di cui si parla tanto ma di cui si sa poco, è una nuova tecnologia che soppianterà il 4G. Quindi questo miglioramento, però, come tutte le innovazioni che sono poco conosciute, crea anche delle paure, perché c'è già chi comincia a dire, ora Paolo Pagano ci racconterà di che cosa stiamo parlando. Questo 5G è veramente, può avere qualche effetto negativo sulla salute delle persone? Raccontaci il 5G. Allora, chi sei? Io mi chiamo Paolo Pagano e vengo dal Consorzio Nazionale delle Telecomunicazioni. Il 5G è la nuova generazione di reti mobili. E entro il 2024 la previsione è che ci siano circa 35 miliardi di oggetti connessi, quindi la bella notizia è che gli oggetti andranno su internet come le persone, la brutta notizia è che il 5G riguarda poco le persone, riguarda molto gli oggetti. Internet of Things. Quindi l'Internet of Things. Quando nell'immagine che hai appena mostrato mostri il veicolo in movimento, il veicolo ha una percezione, ha un orizzonte elettronico più ampio rispetto a quello che vede la sensoristica di bordo, perché ha una rete iperveloce che lo supporta. Io sento dire in maniera forse un po' incompleta, spesso sento parlare del 5G come un pericolo anche per la salute. Secondo me le informazioni devono essere date bene, ecco. 5G rispetto all'attuale generazione di rete mobile aggiunge delle bande di frequenza che in questo momento non sono utilizzate, in particolare in Italia c'è stata un'asta che ha assegnato le bande di frequenza a 3,7 a 26 GHz. I limiti che vengono imposti dalla legge sulle emissioni non ionizzanti, come quelle appunto sulle onde millimetriche, sulle onde appunto tra fino ai 30 GHz, sono imposti appunto dai regolamenti internazionali, quindi non è cambiato nulla perché c'è una tecnologia che le utilizza. I limiti sono sempre quelli che riguardano l'assorbimento nel tessuto, diciamo, biologico di queste che sono le radiazioni emesse. Quindi il 5G prenderà piede e avrà una capacità che è circa 1000 volte più grande rispetto al 4G e potrà ospitare per esempio le comunicazioni fra veicoli in moto. Voi immaginate che tramite il 5G sarà possibile avere un tempo di risposta, una latenza nella comunicazione dell'ordine di un millisecondo, mentre un battito di ciglia è circa un decimo di secondo. Quindi se effettivamente la signora che parlava in precedenza ha dovuto percepire che il veicolo davanti non stava soltanto rallentando ma frenando, con una rete 5G, una comunicazione macchina verso macchina con una latenza così piccola, effettivamente non ci sarebbe stato alcun incidente. Quindi se la domanda è la rete 5G impatta sulle comunicazioni veicolari, la risposta è sì. Diceva poco fa Luigi Carrarini che in realtà il regolamento europeo attualmente non prevede le comunicazioni di rete mobile sulla la comunicazione tra veicoli, ma piuttosto una specifica del un protocollo specifico simile al Wi-Fi che abbiamo a casa, ottimizzato per l'effetto Doppler che c'è fra veicoli in moto. Però è anche vero che questa rivoluzione digitale, quindi il fatto che verranno installate queste microcelle e copriranno gli ambienti urbani e rurali, permetterà in effetti l'utilizzo anche della comunicazione radiomobile fra veicoli. Quindi in questo senso noi ci aspettiamo un veicolo connesso, un veicolo che prenda delle decisioni non soltanto rispetto alla sensoristica di bordo, ma attraverso appunto quella che è la percezione di cose. Noi per esempio
Io sono il direttore di un laboratorio che è collocato presso il porto di Livorno e abbiamo fatto un test di guida automatica sulla stazione marittima. C'era anche Leonardo, quindi l'ha visto pure lui, nel mese di ottobre del 2018. E immaginate una bicicletta che cade, no? Un ciclista in una zona mista di persone, diciamo di pedoni oppure di automobili, il ciclista cade fuori dalla percezione del radar, diciamo, frontale della macchina, la rete 5G gli permette di dare queste informazioni e di frenare per tempo. Quindi per esempio un veicolo automatico che assorbe l'informazione della, diciamo, del semaforo e quindi della fase del verde del semaforo avrebbe proseguito oltre l'incrocio, il veicolo 5G, tra virgolette, quindi integrato in una piattaforma digitale, permette di fermarsi e quindi di evitare un incidente. Io non sarei molto spaventato dalla pericolosità di quello che viene inventato, perché la tecnologia evolve, piuttosto sarei attento a controllare che chi installa queste apparecchiature effettivamente risponda alle specifiche che sono in questo momento in vigore. Detto tutto. Grazie Paolo. Adesso torniamo nell'ambito non tecnologico ma umano. Vorrei chiedere al professor Pagano, che è un professore dell'Università di Bologna che si occupa di mobilità in ambito urbano, giusto? Che visione ha? Allora, innanzitutto mi presento, sono Andrea Simone dell'Università di Bologna, dal 2004 ormai professore associato, e volevo innanzitutto per due secondi per ringraziare Leonardo veramente per questa iniziativa e veramente per l'impostazione veramente innovativa, che copierò, te lo dico subito citandoti comunque. C'è il copyright, No, copierò come proprio impostazione questi intermezzi, questa possibilità di collaborare anche via WhatsApp, in diretta a Facebook. Partirò con due cose mie fondamentalmente e poi risponderò anche un attimo alla domanda, forse anche in meno di 5 minuti. Allora, c'è molto da studiare, molto da lavorare, questo stesso simposio ci ha dimostrato la grande multidisciplinarietà, la necessità di affrontare tante tematiche. Faccio un po' di pubblicità a un master che partirà da settembre 2019 all'Università di Bologna, proprio su questi argomenti, mobilità sostenibile, integrata, automatica, Internet of Things, Big Data, anche grazie ai colleghi, io sono ingegnere civile, anche grazie ai colleghi di ingegneria elettronica, informatica e telecomunicazioni. E quindi vi invito chi fosse interessato eventualmente ad apportare un proprio contributo a contattarmi. L'argomento è sicuramente di grande interesse, anche a livello internazionale. La seconda cosa che vorrei raccontarvi sono due esperienze di ricerca che ho fatto proprio sul campo. Si parla appunto tanto di guida autonoma, guida connessa, ormai è la realtà. Guida assistita. Abbiamo fatto dei test, abbiamo nel nostro laboratorio uno strumento che viene chiamato eye tracker che misura in continuo l'attenzione del guidatore e abbiamo testato cosa effettivamente hanno fatto più di 50 utenti fanno durante un lungo percorso tra Casalecchio e Bologna, anche in autostrada, durante l'utilizzo di questi sistemi di ausilio alla guida. Ed è risultato più volte evidente sia fra utenti esperti che fra utenti inesperti il discorso che faceva prima il collega di psicologia, cioè della necessità di controllo. C'è grande fiducia di questi sistemi, ma c'è sempre necessità di controllare l'efficacia, quindi l'attenzione alla guida diminuisce, si guarda sempre di più il cruscotto, non si guarda la strada, si guarda il cruscotto. Questo è testato e quantificato, quindi attenzione per il futuro, questi sistemi, l'ergonomia del sistema, come deve essere disegnato, come deve essere spiegato a chi lo utilizzerà, se appunto l'ambicolo ancora è solo connesso e non automatico, completamente automatizzato. L'altra cosa rapidissima è sul fatto che ancora oggi non ci sono linee guida per la valutazione di questi sistemi. Noi compriamo una macchina, qualunque marca, appunto dalla Opel, la Fiat, qualunque che ha questi sistemi, non sappiamo come è fatta, come è stata progettata, come è stata costruita. Generalmente mi danno la macchina e nel manuale, io ho preso una macchina nuova, non c'è scritto assolutamente niente. Ecco, queste cose secondo me la comunità europea dovrebbe cominciare a testarle, a dargli delle stelle, a dargli delle spiegazioni uniformi per cercare di capire appunto tutti noi, chi vuole informarsi, speriamo di sì, come funziona. Okay. Sì, ho finito, appunto rispondo alla domanda tua. Grazie professore. Il futuro sicuramente è pieno di grandi
possibilità, io penso che sia una risorsa questa della mobilità automatica e connessa per le nostre città e per la mobilità. Grazie. Grazie mille. Allora, gli ultimi due interventi. Non vedo Massimo Marciani. Dov'è? Ah, eccolo. Allora, Massimo Marciani è un esperto di logistica e trasporto merci, perché non è la guida autonoma non è soltanto trasporto di persone, ma è anche trasporto di merci. Platooning. Video platooning. Il trasporto merci si sta automatizzando, ma è già realtà, non stiamo parlando di futuro. Che ci racconti sul trasporto merci autonomo? Allora, innanzitutto estendo la mia stima infinita a tutti coloro i quali che sono rimasti a sentire diciamo l'epilogo di questo interessantissimo convegno. Allora, per quello che riguarda il discorso delle merci e la consegna con i veicoli autonomi, vorrei diciamo fare un distinguo, no? Se me lo consentite. Il primo, il pensiero del platooning, come lo vedete adesso immagino in questo video alle spalle, diciamo non si tratta proprio di guida autonoma. Il platooning è una specie di treno su gomma, cioè c'è qualcuno che è davanti che guida e gli altri che seguono si agganciano, e a quel punto il veicolo ha la stessa velocità, la stessa distanza da quello che lo precede, e teoricamente il personale che si trova dentro il veicolo può svolgere altre funzioni, può riposare, può fare altro. Quello che invece è interessante è che già oggi, mentre parliamo in questo momento, ci sono dei veicoli a guida autonoma che consegnano le merci, e c'è una sperimentazione di Walmart in una città peraltro abbastanza segreta, comunque molto difficile andare a verificare di persona, negli Stati Uniti, in cui ci sono dei veicoli che sono dei veicoli diciamo piccolini, sono una specie di minicar, non hanno sedili, non hanno volante, non hanno personale, hanno soltanto degli scaffali. Su questi scaffali ci sono delle merci, questi veicoli partono con un'applicazione, avvertono il destinatario scende in strada con un codice, apre la cassettina, ritira il proprio pacco e il veicolo prosegue. Quindi diciamo il veicolo a guida autonoma nella sua accezione di consegna delle merci è già realtà. Per quale ragione è così importante il veicolo a guida autonoma e perché è così diciamo spinta la ricerca in questo settore, che viene definito tecnicamente l'ultimo miglio, quindi la consegna del pacco in città? Perché c'è il combinato disposto di vari eventi che in questo momento ci sono e sono presenti e si stanno manifestando negli Stati Uniti, ma anche da noi, che diciamo l'e-commerce insieme alla robotica e insieme all'intelligenza artificiale. Questi tre fattori, shakerati opportunamente insieme, danno come risultato un mercato potenziale per questi veicoli che negli Stati Uniti è stato stimato nell'ordine di 86 miliardi di dollari nei prossimi anni. Quindi diciamo un potenziale gigantesco. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in futuro noi potremmo, fino all'avvento delle stampanti 3D che renderanno fisicamente inutile il trasferimento di oggetti, perché ce li stamperemo direttamente a casa nostra, quindi non ci sarà più diciamo necessità di distribuire, però se noi pensiamo a tutto l'aspetto alimentare, a tutto l'aspetto del food, ai medicinali, voi sapete benissimo che in questo momento la consegna con i droni viene attuata specialmente sul comparto medico. Cioè con i droni vengono consegnati sacchi di sangue, vengono consegnati degli oggetti piccoli che comunque hanno un valore molto forte. Chiaramente in questo contesto diciamo l'aspetto, e questo rendo ancora più complicato, della gestione di un sistema che vede veicoli autonomi con i passeggeri a bordo, veicoli autonomi senza passeggeri a bordo, veicoli che vanno anche sui marciapiedi, perché esiste una startup italiana che si chiama Yape, che ha sviluppato un veicolo che è un veicolo monoruota che ha un contenitore dove normalmente vengono messi dei plichi, dei pacchi o comunque dei piccoli oggetti, che non soltanto può andare in strada ma può salire sui marciapiedi, può entrare dentro gli ascensori, può arrivare direttamente a consegnare l'oggetto
presso la scrivania dell'ufficio. Quindi sostanzialmente è un robot su ruote che sostituisce una funzione, che è quella della funzione del fattorino e la funzione del veicolo che trasporta il collo e il fattorino. Quindi, per rispondere alla domanda di Leonardo che mi ha fatto all'inizio di questo mio intervento, è importante perché il mercato è un mercato in continua evoluzione, è importante perché il mercato della consegna dell'ultimo miglio è un mercato in ascesa e perché le caratteristiche di questo mercato impongono una maggiore flessibilità e un utilizzo sempre più spinto della tecnologia. Quindi in questo ambito la guida autonoma non è domani ma è adesso, anche se è un settore molto specifico e molto particolare che dovrà comunque essere gestito insieme alla viabilità ordinaria. Perfetto, complimenti. L'avevo preparato per mesi. Allora, adesso chiudiamo l'ultimo intervento, last but not least, come si dice. Parliamo, dopo tutte queste cose tecnologiche, parliamo di quella che è la mobilità dolce, cioè in che modo l'essere umano viene coinvolto nella nostra mobilità, in che modo si può trovare un sistema di mobilità per quanto meno impattante e rispettoso dell'essere umano. E questo lo chiediamo ad Alfredo Giordani, che sarà presente, ci dirà. Buonasera. Grazie, complimenti per questo bellissimo evento. No, io non dirò quello che mi hai chiesto tu. Ah, ecco, sapevo. Perché io ti devo spiegare come chi si occupa di sicurezza stradale, come referente di Rete Vivi Strada, associazioni, fondazioni e movimenti per la cultura della strada e la prevenzione stradale, e all'interno della consulta cittadina della sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità, come vede chi si occupa di sicurezza stradale la nuova tecnologia, nuova, insomma, speriamo che sia quanto prima più realizzabile. Io la vedo come un piano B, ovvero un qualcosa importantissimo che viaggia parallelamente all'attività che intanto stiamo portando avanti in tantissime associazioni, tantissimi organismi, prima di tutto il fattore umano. Quindi coinvolgere, educare, rendere consapevoli gli utenti della strada dei grossi limiti, complicazioni, implicazioni del cognitive e comportamentali alla guida. Poi passiamo sulla strada, come rendere impossibile o difficile trasgredire, soprattutto a livello di velocità, di eccessi di velocità, quindi una conformazione, un disegno stradale e urbano che renda impossibile superare i limiti, traffic calming, o attraverso sistemi tecnologici di controllo, classica autovelox, tutor, semafori che intercettano il passaggio con rosso, eccetera, e poi l'utilizzo delle risorse umane, polizie, carabinieri, vigili urbani, eccetera. Ma se non funziona, sta risultando veramente difficile, o almeno a lungo, medio-lungo termine, intervenire in questo senso. E allora se non riusciamo a intervenire sul fattore umano, ecco il piano B, lo sostituiamo con la guida autonoma. Ma mi sembra che tutti siamo d'accordo nel dire che il problema, la criticità, è la frase transitoria. E perché? Perché c'è un contesto estremamente eterogeneo di soggetti, di masse in gioco, di velocità in gioco. E allora qui entra la nostra proposta, questa è la novità. ISA, Intelligent Speed Adaptation, un dispositivo formato da due dispositivi, il navigatore satellitare, lo conosciamo tutti, il limitatore di velocità che montano tutte le automobili oramai. Il nuovo sistema è dato da un filo che connette questi due dispositivi. Il navigatore satellitare legge attraverso il satellite la velocità massima e la trasmette al limitatore e rende impossibile superare tecnologicamente il limite di velocità. A cosa ci serve questo? Non è poco nella fase transitoria avere la garanzia che ogni veicolo rispetti i limiti di velocità, sia perché ci sono nel frattempo auto a guida autonoma, auto a guida umana, ma poi io ho fatto una domanda: le moto saranno a guida autonoma? Le moto è importante perché sono soggetti di un certo peso e possono raggiungere velocità non indifferenti. Diciamo che possiamo avere, se non proprio omogeneo,
più omogeneo che senza il livello ISA, il dispositivo ISA. Con ISA a che punto siamo? L'abbiamo portato alle audizioni in commissione trasporti della Camera che sono ancora in corso, ma la grande novità è che a livello europeo la Commissione Mercato Interno la settimana scorsa del Parlamento Europeo ha votato a favore del sistema ISA insieme ad altri pacchetti di ETS e nella sessione tra l'11 e il 14 marzo si esprimerà collegialmente il Parlamento Europeo. Quindi sarà una data molto importante che stiamo aspettando per poi, e comunque c'è una petizione in corso, tutti per ISA, ISA per tutti, per supportare anche a livello nazionale ma anche internazionale, perché è in inglese e quindi la stiamo diffondendo su tutto il territorio. Speriamo che questo ci consenta non solo intanto di agire a livello di sicurezza contingente anche senza guida autonoma, ma per fare le basi per arrivare anche alla guida autonoma. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Alfredo, sempre bravissimo. Allora, l'epopea di Gilgamesh è finita. Io vi ringrazio. Come vedete, la guida autonoma ha consentito di vedere tantissimi aspetti completamente diversi uno dall'altro. E io penso che questo simposio, questo incontro, anche gioviale, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo ascoltato musica, serva anche ad arricchire ciascuno di noi con competenze che non sono le solite nostre professionali. Io ho sentito cose di sociologia, di psicologia, tecnologia, che cose che io magari non avrei mai approfondito perché non è il mio settore. Invece cose come queste servono proprio per allargare e poi migliorare alla fine il nostro lavoro, perché sarà arricchito della competenza e della conoscenza di altre persone. Io vi saluto e vi lascio l'ultimo pezzo di musica con i Bacarox che ci accompagneranno in uscita, e ringrazio tutti quanti, ringrazio i partner, ringrazio i patrocinatori e ringrazio voi tutti quanti ospiti. Arrivederci alla prossima.